Tempo di cambiare, episodio 13. Ciao, sono Italo Cillo, questo è il mio podcast. L'indirizzo è www.tempodicambiare.it, è il luogo in cui trovi archiviati tutti gli episodi precedenti. Siamo arrivati al 13esimo, 13 puntate in cui accompagniamo il nuovo, accompagniamo la nascita del nuovo, il tempo di cambiare e al tempo stesso accompagniamo la caduta, il tramonto del vecchio. Nello scorso episodio promettevo in un certo senso, o ci auguriamo che è arrivato il tempo di passare finalmente dal problema alla soluzione, smettere di concentrarci ossessivamente sul problema e parlare piuttosto a discutere la soluzione. Bene, in omaggio a questa promessa ho deciso di iniziare questo episodio, di aprirlo in questa introduzione esclusivamente con buone notizie, notizie positive. La prima è anzi quasi leggera, notizia leggera, ve la volevo sottolineare, è molto carina, è uscita sul Corriere della Sera e sicuramente anche su altri giornali, e parla di una bizzarra notizia di vediamo se riesco a trovarla, eccola qui. È di un tale Frank, australiano, che riceve una diagnosi di soli 2 mesi di vita, 60 giorni scarsi perché ha il tumore. Lui decide con la moglie di vivere questi ultimi 60 giorni alle isole Figi, spendendosi la liquidazione, spendendosi l'assicurazione sulla vita, spendendosi tutti i suoi risparmi per questi ultimi 60 giorni della loro vita, vissuti in spiaggia, sul mare, alle isole Figi. Lui 69 anni, lei poco meno. Finiscono anche i soldi, anzi a un certo punto si trova addirittura indebitato, torna a casa, neozelandese, australiano, e aspetta la morte, e la morte non arriva, fino a che i medici gli rifanno tutte le analisi e dicono: ha una buona notizia per lei, lei non ha assolutamente il cancro. E questa è la simpatica notizia, dove l'articolo del Corriere della Sera curiosamente lo attribuisce questo a una potenziale diagnosi errata, inspiegabile, perché in realtà i medici difendono dicendo che lui il cancro ce l'aveva e come, e in base alle conoscenze attuali gli mancavano solo 60 giorni di vita. Quello che non ha contemplato questo articolo, forse quello che non contemplano i medici, e di questo curiosamente è un po' una continuazione di quello che discutevamo nello scorso episodio, è che una persona che ha 60 giorni di vita, una persona che ha il tumore e abbandona tutto e vive in spiaggia lasciandosi alle spalle le vecchie abitudini, le vecchie paure, e decide di voltare pagina nella propria vita, è probabile che il tumore li passi anche. E questa non è la prima volta, ci sono tantissimi casi di questo genere. E quindi questo mi sembrava una buona notizia da cui cominciare. Poi, buone notizie ne abbiamo tante. Voglio leggerti il commento sul nostro blog di un nostro lettore, ascoltatore di 21 anni. Si chiama Riccardo e manda tutti i miei saluti a Riccardo. Ciao a tutti, ciao a te Italo. È la prima volta che commento, anche se mi sento come in una famiglia. Mi presento, ho 21 anni e sono studente di economia a Roma. Forse qualcuno può essere sorpreso dalla mia tenera età, ma lo sono anch'io. Era da almeno un anno che molte cose semplicemente non mi quadravano e sentivo emergere l'impulso di una presa di coscienza. Non voglio scrivere la mia storia, anche perché non è di nessuna utilità. Voglio solo dirti, Italo, e dirvi che dopo il mio risveglio avvenuto pochi mesi fa sono crollate tutte le certezze della mia vita. Ma grazie a voi e a una ricerca interiore ho capito di volere e dovere fare qualcosa di concreto per migliorare questo mondo. Sono uscito dalla Matrix quasi completamente e ho lasciato gli studi, ormai certo di grandi menzogne e illusioni che mi venivano propinate nei testi. Il punto è che ho davvero bisogno di avere la possibilità di fare qualcosa di concreto, di pensare in grande, di metterlo in pratica, nel mio piccolo, e grazie al tempo di cambiare sento di essere sulla strada giusta e non vedo l'ora di incontrarvi per analizzare e cercare un modo concreto per cambiare da subito l'Italia e tutto il mondo. Penso che il lavoro di Franco Collins sia un grande punto di partenza. La finisco qui, concludendo che tutti voi e Italo hanno contribuito a curare quel senso di momentanea impotenza e solitudine che mi attanagliavano. Quindi grazie dal più profondo del cuore e avanti tutta. Ormai il dubbio non è se ce la faremo o no. Ce la faremo, è solo questione di tempo. Un abbraccio a tutti da Riccardo. Grazie Riccardo per il tuo
commento, per la tua condivisione. Questo è un piccolo miracolo, quello che Riccardo chiama risveglio, anche se lo mette fra virgolette, questo quando mi sono risvegliato. È un piccolo miracolo che può succedere non solo a 20 anni o a 21 anni, può succedere a qualsiasi età. Non è mai troppo tardi, può succedere in un qualsiasi momento quando scegliamo di aprire gli occhi e cominciare a guardarci intorno con occhi intelligenti, con occhi indagatori. E questo risveglio di Riccardo, e il risveglio di tantissimi che stanno seguendo questo podcast, lascia molto ben sperare per il futuro. E in effetti io penso che siamo nella epoca del risveglio e penso che questo risveglio sarà sempre più una progressione geometrica, esponenziale. Sempre più persone si risveglieranno, sempre più persone si risveglieranno alla verità e sempre più persone si risveglieranno al problema. E però, quel che conta di più, sempre più persone si risveglieranno alla soluzione. Bene, adesso la notizia più bella di tutte, la notizia della settimana, riguarda il primo raduno dal vivo di Tempo di Cambiare, cui già accennavamo nello scorso episodio. Ormai in realtà è completamente organizzato, è pronto e addirittura le occasioni, le iscrizioni sono aperte. Il primo raduno di Tempo di Cambiare si terrà a Abano Terme, in provincia di Padova, dal 3 al 5 agosto. Venerdì, sabato, domenica, 3, 4, 5 agosto e tu che mi stai ascoltando non puoi assolutamente mancare. Questo raduno è aperto a tutti, è aperto a tutti gli ascoltatori occasionali che ascoltano di tanto in tanto, è aperto agli ascoltatori ignari, è aperto ai non ascoltatori, è aperto a persone che semplicemente vogliono stare con gli altri, vogliono migliorare se stessi e il mondo, di qualsiasi credo, di qualsiasi convinzione, di qualsiasi persuasione. Anche di persuasioni diverse. È aperto a chiunque pensa che anzi non si possa migliorare il mondo se non agendo concretamente, fianco a fianco, anche con chi la pensa diversamente da noi, o soprattutto con chi la pensa diversamente da noi, sotto un solo cielo. E quindi questi 3, 4, 5 agosto saranno 3 giorni di condivisione, di celebrazione, di progettazione e azione. Questo è un po' il sottotitolo, condivisione, celebrazione, progettazione e azione, che lo troverai nella pagina di benvenuto, la pagina di iscrizione, la pagina di presentazione di questo raduno. E quindi questo incontro dal vivo in carne ed ossa, o carne e sangue se preferisci, sarà il coronamento, sarà lo sbocco naturale di questi 3 mesi e mezzo di podcast. Anche perché è ufficiale, prendi questa adesso per una proclamazione ufficiale. Questo qui è l'episodio numero 13 del mio podcast. Giovedì prossimo, 5 luglio, ci sarà l'episodio numero 14 e l'episodio ancora successivo, il numero 15 del 12 luglio, concluderà, ebbene sì, la prima stagione del podcast Tempo di Cambiare. Come ogni trasmissione radiofonica che si rispetti, ci deve essere una fine della stagione e l'inizio poi della stagione successiva. L'intenzione è naturalmente quella di riprendere una nuova stagione, una nuova serie di episodi. Nel mese di settembre, probabilmente, se c'è sufficiente interesse, ci terremo comunque in contatto per questo, e anche per questo è assolutamente cruciale e importante che lasci la tua email esattamente sulle stesse pagine in cui tu scarichi questi episodi. E quindi, a maggior ragione, in vista della fine della prima stagione del podcast Tempo di Cambiare, fra 15 giorni, a maggior ragione il primo raduno dal vivo Tempo di Cambiare del 3, 4, 5 agosto è veramente il coronamento e lo sbocco naturale di tutto quello che abbiamo fatto finora. E sarà il segno che non avremo soltanto parlato in questi 3 mesi e mezzo, ma avremo costruito qualcosa. E quindi questo richiede il contributo tuo, il contributo di tutti. Cioè adesso ti è offerta la possibilità, l'opportunità di passare da fruitore passivo, ammesso che tu sia mai stato fruitore passivo, a partecipante attivo di questo Tempo di Cambiare. E se è vero che i miei ascoltatori sono spiriti indagatori, sono intraprendenti, avventurosi, sono certo che potremmo avere tante persone ad Abano Terme, forse più di 100 partecipanti, nonostante il minimo preavviso che stiamo dando. E nonostante il periodo d'agosto in cui molti magari si sono già organizzati per le ferie, con le famiglie, con gli amici, eccetera, eccetera, bene, io ti dico riorganizzati e partecipa da protagonista a questo Tempo di Cambiare, partecipa a questo raduno, non puoi mancare. Io naturalmente ci sarò insieme a mia moglie Francesca, coordinerò personalmente il raduno che avrà per protagonisti noi tutti,
Qua non ci sono, in questo tempo di cambiare, leader, non ci sono messia, non ci sono primi della classe. Così come questa trasmissione, questo podcast, fin dall'inizio l'abbiamo fatto insieme, allo stesso modo questo primo raduno lo faremo insieme. I temi sono i temi di questa transizione, i temi di questo cambiamento, dalla presa di coscienza all'azione, dal problema alla soluzione. Dall'isolamento alla condivisione. Questo è il passo successivo che vogliamo fare. Questa è la prossima transizione che ci aspetta. Cosa possono fare insieme le persone di buona volontà che vogliono contribuire a lasciare il mondo in condizioni migliori di come l'hanno trovato? Cosa possiamo fare insieme? Ci saranno proposte, contributi, risorse, traduzioni, non solo per quello che riguarda Ucadia. Tutto quello che può aiutarci a far partire concretamente il nuovo senza aspettare che crolli il vecchio. Questo è un po' il nostro slogan e soprattutto senza aspettare il permesso che gli agenti del vecchio ci diano il permesso per creare il nuovo, perché questo semplicemente non accadrà mai. Quindi ci saranno decisioni prese, ci saranno gruppi di lavoro che porteranno avanti progetti concreti in gruppi e sottogruppi una volta tornati a casa e ci saranno azioni concrete da intraprendere per tutti coloro che non vogliono più essere spettatori di questo tempo di cambiare, ma vogliono essere protagonisti. Quindi sarà una full immersion di 3 giorni, ripeto, aperta a tutti, perché tutti vogliamo rompere questo guscio di isolamento che ci separa, che ci seguiamo a distanza attraverso internet, attraverso l'email, attraverso Facebook, attraverso i forum, ma non ci basta questo, vogliamo rompere questo guscio di isolamento, tornare insieme anche nel senso più letterale del termine, creare una connessione fra spiriti liberi, altri membri della minoranza consapevole. Vogliamo connetterci non solo a distanza, con una comunità di altri spiriti liberi come noi, altre persone basate su valori genuini, una comunità basata su valori genuini. Allora le iscrizioni sono aperte, ecco l'annuncio ufficiale, squillo di trombe, orlo di tamburi, le iscrizioni il 3, 4, 5 agosto ad Abano Terme sono aperte e anche la pagina per iscriverti, è che sta dove troverai anche il riepilogo di tutto ciò che ho appena detto, è www.tempodicambiare.it/raduno. Fammelo ripetere, www. .tempodicambiare.it/raduno oppure anche miglioriamo.it/raduno. Una vale l'altra, portano tutti alla stessa location online. Naturalmente troverai questo link tempodicambiare.it/raduno fra le risorse consigliate a piedi pagina in questo episodio. Il luogo dove ci incontreremo è l'Hotel Paradiso ad Abano Terme. Abbiamo scelto questo posto perché l'abbiamo scelto? Innanzitutto perché non ci sono tantissime strutture libere il 3, 4, 5 agosto con un solo mese di preavviso, quindi abbiamo dovuto un po' cercare velocemente. E poi perché abbiamo voluto pensare in grande. Dicevo prima, possiamo essere, dobbiamo essere più di 100. Abbiamo voluto fare questa scommessa, abbiamo voluto pensare in grande. Ci sono stati amici come la grande amica, ascoltatrice, partecipante attiva nel blog Tempo di Cambiare, che si chiama Francesca, che aveva messo a disposizione generosamente la sua casa in campagna, nella campagna toscana, dicendo: qua potete venire, c'è tanto spazio, ci sono 3 bagni. Però, insomma, 3 bagni, perché la tua offerta, Francesca, di cui ti ringrazio a nome di tutti, è un'offerta bellissima e generosa. 3 bagni avrebbe significato pensare in piccolo, no? E così abbiamo preferito pensare in grande e fare questa scommessa. Poi questo albergo ci metterà a disposizione la pensione completa per tante persone, un prezzo abbordabile per tutti, un buon rapporto fra qualità e prezzo, perché per €50 al giorno hai non solo la pensione completa, non so se mi spiego, ma è anche piscina interna e esterna con acqua termale, prati verdi, sedia a sdraio, ombrelloni e così via. Quindi diventa anche un'esperienza piacevole per chi vuol venire con i propri cari o con la propria famiglia e così via. Diventa anche una bella scusa per fare una piccola vacanza. Ora, sulla pagina web tempodicambiare.it/raduno troverai tutte le istruzioni per partecipare, troverai tutte le istruzioni per raggiungere il luogo. È raggiungibile molto agevolmente sia in auto e sia in treno. Le iscrizioni le gestiamo direttamente noi, quindi per favore non rivolgerti direttamente all'Hotel Paradiso di Abano Terme, perché le prenotazioni e tutto il resto passa
da noi, dalla nostra organizzazione. Quando dico noi, mi riferisco a un gruppo di volontari, ascoltatori, partecipanti, che sono prevalentemente in loco, che hanno preso in mano le redini dell'organizzazione di questo raduno. E quindi grazie da parte di tutti, grazie a Martino, grazie a Betty, grazie a Leonarda, che cureranno sulla linea del fronte, sulla linea di trincea, la parte organizzativa e pratica di questo raduno. I costi, so che vuoi sapere i costi. La quota di iscrizione è di soli 35 euro. 35 euro no, non serve a coprire alcun compenso, lo voglio dire molto chiaramente, a chiare lettere. Io stesso non solo non vengo compensato per partecipare a questo raduno, ma mi pago la stanza per me e per mia moglie. Abbiamo quantificato una serie di costi organizzativi che sono assolutamente inevitabili, fra cui alcune sorprese che non vogliamo anticipare, e queste spese organizzative che sicuramente ci sono possono essere coperte con uno sforzo minimo di appena 35 euro a persona in tutto come quota iscrizione. Oltre a questa quota iscrizione di 35 euro, il resto è il costo della pensione completa, che viene pagato direttamente all'hotel il giorno della partenza. Quindi camera doppia sono 56 euro al giorno a persona, e parliamo sempre di pensione completa. Per la camera singola sono 65, cioè l'inverso, 56-65 al giorno, sempre a persona, sempre per la pensione completa. Noi incoraggiamo la singola, anche se sei solo, anche se non conosci nessuno, sia per questioni di capienza della struttura, sia per questioni di risparmio. Ti incoraggiamo a prenotare la singola, poi ci penseremo noi, ci penseranno le nostre organizzatrici Betty e Leonarda ad abbinare nella stessa stanza persone singole dello stesso sesso, o a richiesta anche di sesso opposto. Vabbè, facciamo che questo è uno scherzo. Ci penseranno Betty e Leonardo ad abbinare le persone nel modo più giusto, cioè persone dello stesso sesso nella stessa stanza. Così l'arrivo è venerdì 3 agosto a partire dalle ore 12, mezzogiorno. Volendo è possibile arrivare il giorno prima per chi viaggia da lontano e pernottare la notte del giovedì presso l'albergo. La registrazione inizia alle ore 13 di venerdì 3 agosto, va avanti dalle 13 alle 15 e il raduno inizia ufficialmente alle 3 del pomeriggio. La conclusione e la ripartenza saranno la domenica 5 nel pomeriggio. I posti disponibili in questa struttura sono realmente limitati, quindi purtroppo dobbiamo dare la precedenza a chi arriva prima, cioè nell'ordine in cui ci arrivano materialmente le iscrizioni. Per questo devo chiederti di fare la tua iscrizione subito al primo raduno di Tempo di Cambiare, se veramente è tempo di cambiare, è ora di cambiare veramente, non da soli ma insieme. Quindi non puoi, ripeto, non esserci a questo raduno. L'indirizzo è www.tempodicambiare.it/raduno. Conto sulla tua partecipazione e spero finalmente di conoscerti e di conoscerci di persona. Bene, fra tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato in questo podcast, anzi se c'è stato un rimprovero che abbiamo ricevuto è di quello di aver parlato di troppe cose completamente diverse fra di loro, a volte a discapito del filologico, comunque fra tutte le tematiche, gli argomenti di cui abbiamo parlato, uno di quelli, se non il singolo argomento che riscontra sempre più un interesse travolgente da parte del pubblico, da parte degli ascoltatori, e non soltanto in genere l'aspetto della sovranità individuale, ma più in specifico l'aspetto di Ucadia e di un unico cielo, un solo cielo, One Heaven. Ormai, se vai sul blog, se vai sul forum, la stragrande maggioranza degli interventi riguarda ormai questo, il desiderio di approfondire questa visione e questo progetto, perché è un progetto concreto di Ucadia e di One Heaven. Anche qui, ancora una volta, dubbi, perplessità ce ne saranno sempre per un lavoro che è enorme, una mole immensa di lavoro, e quindi fraintendere dei piccoli pezzi diventa molto facile. Fra le obiezioni che ci sono state questa settimana è che se vado a frugare fra la lista dei membri iscritti in Ucadia ci trovo personaggi orribili come Benito Mussolini, come Silvio Berlusconi. Non sono stato io ad avvicinare questi due nomi, è stato l'ascoltatore che protestava, perché ci sono Mussolini, Berlusconi, Hitler, Mao Zedong, e così ci sono tutti quanti le peggiori persone al mondo e così via. Vuol dire che c'è una cospirazione alle spalle? No, questo l'ho già spiegato ampiamente tante volte. Anzitutto
tutti quanti fanno parte di un solo cielo. Non appena una persona viene citata, per esempio nelle ricostruzioni storiche di One Heaven, One Evil e così via, viene automaticamente inserito la registrazione della sua data di nascita, a parte che potrebbe per assurdo anche farlo qualcuno, come posso dire, arbitrariamente, cioè io conosco una persona e posso decidere da puro fruitore, senza chiedere il permesso a nessuno, di inserire i dati di questa persona. Ma insomma, a parte questo, ci sono questi nomi di potenti. Cosa significa? Ci sono nomi di vescovi e cardinali italiani, ci sono nomi di aristocratici inglesi, vuol dire che c'è dietro una cospirazione. Niente di tutto questo. Il motivo principale è che tutte le persone che sono state citate all'interno delle pagine di Ucadia, di queste è stata inserita la registrazione della nascita e o anche della morte nel caso. E l'altro motivo è che tutti i potenti della terra, tutti coloro che hanno governato o stanno governando a partire dal 2010 hanno ricevuto, o se non ricordo male dal 2009 hanno ricevuto delle notifiche di disonore, in cui è stato notificato a tutti i membri del mondo di Ucadia che loro continuare a gestire il potere a danno dell'umanità, a danno di questo pianeta, a danno delle generazioni future, non ha più alcuna legittimità. Le loro menzogne sono state mascherate. Se vogliono conservare l'onore, l'unico modo di poterlo fare è di dimettersi subito. Questo è un processo di notifica iniziato ormai 3 anni fa. E quindi queste persone, man mano che sono state avvisate di qualsiasi governo fossero responsabili, i loro dati sono stati inseriti in Ucadia. Questa qui delle diffide, delle notifiche, è una delle prime attività di Ucadia, anche una delle più importanti. Ora, ricostruiamo come siamo arrivati qui. Abbiamo iniziato questa ricerca, io e te e tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare, l'abbiamo iniziata insieme. Io non ho dimenticato e né faccio finta di dimenticare che tutto questo percorso che abbiamo fatto, che stiamo facendo insieme di Tempo di Cambiare, è iniziato con una grande speranza, e questo era, non era nient'altro che una grande speranza, che fossero imminenti degli arresti di massa, che fossimo all'immediata vigilia di un profondo e radicale cambiamento di questo scenario, in cui una parte che definiremo convenzionalmente i buoni erano lì da anni e anni e anni e anni che aspettavano e pazientavano e rimandavano e così via il momento buono per disfarsi di questa canaglia che sta precipitando nel caos il mondo. Abbiamo voluto credere in questa speranza, io personalmente ci ho voluto credere, però questa speranza implica che eravamo all'immediata vigilia di un profondo cambiamento che in un certo senso non richiedeva il nostro intervento diretto. Ci bastava assistere in prima fila con un biglietto speciale e tutti i nostri problemi sarebbero stati risolti e cancellati con un colpo di spugna da questi buoni che arrivano suonando la carica e mettono in galera tutti i cattivi. Questo non è accaduto fino ad ora. E d'altra parte è la nostra ricerca e anche il nostro punto di vista che si è evoluto da allora a oggi, in questi 3 mesi e mezzo velocissimi, in cui sembra che siano state 3 vite e mezzo e non 3 mesi e mezzo. La nostra ricerca si è evoluta, la nostra ricerca è maturata, il nostro punto di vista è maturato dalla semplice attesa, vediamo cosa succede, vediamo quando succede, vediamo quando arrivano i buoni, eccetera eccetera. Siamo passati all'indagine, al voler capire cosa sta accadendo nel mondo? Cosa sta accadendo veramente che non ci dicono? L'episodio 6, per esempio, ha indagato cosa accade dietro le quinte nel sistema bancario, col sistema delle riserve d'oro mondiali che nessuno conosce, di cui nessun giornale parla, ha mai parlato, né parlerà mai, il sistema della BIS, la Bank for International Settlements, in Svizzera, e così via. Nell'episodio 8, altri retroscena, viviamo in democrazia? No. La nostra cosiddetta democrazia è una società privata. La nostra cosiddetta democrazia è in realtà un sistema feudale. Oggi viviamo un sistema feudale che è il preciso, esatto proseguimento del sistema romano e del sistema vaticano delle bolle papali. Questo è stato ricostruito nell'episodio 8. E poi da qui siamo passati insieme a chiederci il perché accade quello che accade. Solo alla fine abbiamo iniziato a interrogarci sulle soluzioni. Come passare dal problema alla soluzione, che è uno dei nostri slogan ed è lo slogan del nostro prossimo incontro del 3-4-5 agosto. E se parliamo di soluzione, se è vero che è solo un guanto di sfida globale lanciato al sistema romano, vaticano, può funzionare, e non una semplice rivendicazione di qualche diritto periferico, eccetera, eccetera, eccetera.
Se è vero che la sola via è contestare proprio quei presupposti che non sono mai stati contestati e che quindi per la loro legge sono diventati validi, cioè che l'essere umano deve essere schiavo, schiavo di un sistema con esclusive finalità di lucro, questo è il loro presupposto. L'essere umano disperso in mare, naufrago, idiota, demente, afflitto dal peccato originale, senza anima, deve essere schiavo di un sistema con finalità di lucro. Se è vero che la sola via è chiederci, o chiedere a loro piuttosto, chi diamine vi credete di essere per decidere la vita e la morte di questo pianeta? Chi diamine vi credete di essere per maledire le nostre anime con i vostri rituali occulti finalizzati al guadagno materiale? Se è vero che la sola via è iniziare a creare il nuovo senza aspettare che il vecchio crolli o senza aspettare che il vecchio decida di cambiare per un gesto di magnanimità spontanea del tutto improbabile. Bene, se sono vere queste premesse, allora è anche vero che l'unica proposta che soddisfa tutti questi requisiti finora, in base alle nostre ricerche, è la proposta di Eucadia. Ora, fammelo sottolineare con forza, io non conoscevo Eucadia quando ho iniziato questo podcast. La scoperta di Eucadia One Heaven è il frutto di questi 3 mesi e mezzo di ricerche a tempo pieno che ho fatto non da solo, ma con l'attivo contributo di tutti gli ascoltatori, di tutti i partecipanti, di tutti quelli che hanno segnalato migliaia e migliaia e migliaia di risorse sulle pagine del nostro blog. E di questi ascoltatori, di questo gruppo, io qui non sono altro che un portavoce. Quindi abbiamo scoperto Eucadia. Finché troveremo la visione di Eucadia ispirante e convincente, l'adotteremo come la nostra. Non per altro, perché è una visione che prospetta una soluzione integrale, globale del problema, non solo parziale e non solo a livello locale, non solo a livello italiano, non solo facciamo un nuovo partito così ci presentiamo in Parlamento e noi siamo più furbi degli altri. Una soluzione globale. Il problema è troppo grave per poter essere risolto a livello locale. E poi un altro aspetto importante. Quando sfidi il sistema, di una cosa vuoi essere certo, di non essere solo. Qui i numeri fanno la differenza. Qui i numeri fanno la differenza. Ciò che noi facciamo è di proclamare la nullità della loro proclamazione. Oltraggiosa. Cioè che il nostro corpo, la nostra anima, la nostra mente sono soggetti alla loro sovranità e ai loro incantesimi e alle loro magie nere. Se un solo individuo proclama ufficialmente la propria sovranità al mondo intero, alle istituzioni, in nome di Dio, c'è il rischio che lo prendano per pazzo. Però se 100, 1000, 10.000, 100.000 individui fanno la stessa cosa, usando le stesse identiche parole, allora le cose cambiano. Allora il sistema romano o deve obbligatoriamente prendere atto di quello che stiamo facendo, perché stiamo usando le loro leggi, stiamo usando il loro linguaggio, non possono far finta di non capire, oppure devono gettare la maschera. A quel punto devono dichiarare apertamente che governano solo in virtù della forza bruta. E non hanno più scusanti. E non hanno più legge, né tantomeno legge divine a cui fare finta di appellarsi. Ora, torniamo a Eucadia. Personalmente mi sembra una circostanza di buon augurio che proprio in queste, come noi siamo arrivati alla fine di questi 3 mesi e mezzo, così Eucadia, One Heaven, è arrivata alla fine di questi 25 anni di lavoro, soprattutto sulle basi del diritto, ne ho parlato negli scorsi episodi. E proprio in questi stessi giorni noi siamo arrivati alla fine di questa ricerca e Eucadia è arrivato al preciso momento storico, ed è un momento storico, è un evento storico in cui sta passando dalla teoria alla implementazione di queste idee. E queste notizie sono fresche, ogni settimana avrei qualcosa di nuovo da dirti. È proprio di questi giorni la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. La Gazzetta Ufficiale è adesso ufficialmente online. La Gazzetta Ufficiale di Eucadia, quella che rende automaticamente pubbliche le dichiarazioni di sovranità, i certificati di nascita,
Chiunque adesso, in questo preciso momento, può loggarsi in one-heaven.org, unsolocielo.org, e può creare il proprio certificato di nascita. Il proprio certificato di nascita di individuo libero, la cui carne e il cui sangue non appartiene a nessuno se non a Dio. Chiunque può loggarsi, può creare il proprio certificato, può automaticamente viene prodotto questo certificato, può essere scaricato e simultaneamente viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Un nuovo individuo ha proclamato la propria libertà. Un nuovo individuo ha proclamato la propria libertà. Ed è proprio di questi giorni anche la pubblicazione di, o nell'ultima teleconferenza di pochi giorni fa di Franco Collins, la formalizzazione in passi di quello che bisogna fare per ottenere questo processo di sovranità, sia a livello individuale che a livello collettivo. Ci sono attualmente, è sempre un po' di... la situazione è sempre fluida, perché ripeto, sono questi i giorni in cui si sta passando dalla teoria all'implementazione. Quindi correzioni in corsa sicuramente continueranno a esserci. Attualmente parliamo di 19 passi per la libertà. 19 passi per la libertà, questi 19 passi sono la sequenza di azioni da intraprendere a livello individuale, dopo le quali si passa direttamente al livello successivo, cioè tra individui che hanno completato questi 19 passi possono creare un campus e possono iniziare a lavorare a livello collettivo e a livello locale. Tre campus formano una provincia, tre province formano un'università e così via, costruendo un nuovo mondo dal basso e non dall'alto. Questo sta accadendo in questi giorni. I 19 passi sono questi. Il passo numero 0 viene definito passo numero 0 perché è automatico. Ed è automatico perché tutti sono già parte di un solo cielo, fin da quando nascono. Non occorrono requisiti. Quindi viene chiamato passo 0 e anche perché è completamente automatizzato sul sito oneheaven.org. Il passo numero 0 è la registrazione, la creazione del proprio certificato di nascita. Certificato di nascita di persona libera, questa stabilisce l'esistenza in vita, in carne ed ossa della persona e stabilisce la sovranità sulla nostra anima di fronte a Dio e la sovranità su tutti gli affari che riguardano noi. E quindi una sfida a quanti e agli ordinamenti, alle istituzioni che invece sono convinte e vogliono convincerci che noi siamo in realtà incompetenti, naufraghi, dementi, incapaci di prenderci cura dei nostri affari. Qui stiamo dicendo: io sono qui, io sono vivo, sono sano di mente, sono capace di prendermi cura dei miei affari e lo voglio fare adesso. Il passo successivo, ed è sempre un passo zero perché anche questo è automatico, insieme alla registrazione viene creata una certificazione chiamata registrazione di terra promessa. Questa registrazione di terra promessa stabilisce la capacità di essere sovrani della propria terra, e terra significa a cominciare dalla propria proprietà biologica, la propria carne e il proprio sangue. In seguito si parla anche di terra, il luogo in cui abitiamo. Con questa registrazione di terra promessa creiamo le basi affinché, le basi per rivendicare, per vedere riconosciuta la nostra sovranità, anzitutto sulla nostra terra intesa come carne e sangue, e poi sulla nostra terra intesa come luogo in cui abitiamo. Fin qui è tutto automatizzato, c'è la registrazione, si fa la certificazione e perfino la notifica sulla Gazzetta Ufficiale è automatizzata. Da qui in poi iniziano i passi dall'1 al 19. Il passo numero 1 è la creazione di un grande sigillo. Ogni persona che ha creato il proprio certificato di nascita, come primo passo successivo, deve creare un proprio sigillo, un proprio simbolo. Sarà il simbolo e sarà il logo del proprio estate, del proprio possedimento, delle proprie proprietà, del proprio patrimonio. Questo simbolo o logo che rappresenta l'interezza dei tuoi affari, l'interezza di tutto quello che ti riguarda, a cominciare da corpo, mente, spirito e le tue proprietà fisiche, materiali, terrene, tutta l'interezza dei tuoi affari è rappresentata da questo simbolo, e questo simbolo deve rappresentare, sei tu che lo devi fare, nessuno lo può fare per te. Questo simbolo o disegno o logo rappresenta la tua visione del mondo, rappresenta ciò che è importante per te nel mondo, rappresenta quello che tu vuoi lasciare di te come ricordo,
quello che tu vuoi trasmettere alle generazioni future in forma di simbolo, in forma di visione, in forma di disegno. Immaginalo come un simbolo araldico, un simbolo nobiliare, proprio come fanno i vescovi. Oggi i vescovi sono obbligati a produrre un grande sigillo, che è lo stesso grande sigillo che loro conserveranno quando diventeranno papi, eventualmente, prima cardinali e poi papi e così via. Lo stesso facciamo noi. Ciascuno di noi è vescovo, ciascuno di noi è cardinale, ciascuno di noi è papa sui nostri affari. Affari intesi come la nostra proprietà biologica, le nostre attività, il nostro corpo, parola, mente, spirito e così via. Quando noi facciamo questo, questo viene anche depositato sul sito. Quando tu depositi il tuo grande sigillo nel sito di One Heaven, a questo punto viene prodotto e viene pubblicato un avviso pubblico che certifica che tu hai completato il passo numero uno, cioè la creazione del tuo grande sigillo. Il passo numero due è il testamento. Quindi forse qui non mi dilungo tanto perché ho dedicato una grossa fetta dello scorso episodio a questo testamento. Sicuramente ci ritorneremo anche in futuro. E dopo il grande sigillo, dopo la creazione del tuo sigillo, il passo successivo è il testamento, che è la proclamazione del tuo diritto di sovranità e della tua proprietà sul tuo corpo, spirito, nome, tutte le cose che ti riguardano, la tua mente e così via. Col certificato di nascita abbiamo stabilito l'esistenza del diritto di governare sul nostro spirito, perché siamo esseri dotati di spirito. Con la registrazione di terra promessa abbiamo stabilito l'esistenza del diritto di governare sulla nostra terra, terra intesa anzitutto come corpo fisico. Adesso, col testamento, che è il passo successivo, reclamiamo questo diritto. Siccome abbiamo stabilito questo diritto, adesso lo vogliamo esercitare. Questo significa il testamento. E facciamo di questo diritto, ne facciamo oggetto di una vera e propria istituzione, che è la nostra estate, il nostro patrimonio, il nostro possedimento, tutto quello che ci riguarda, con la creazione di quelle figure di cui parlavo nello scorso episodio. E questo viene pubblicizzato affinché tutti lo sappiano. Questo da ora in poi è un nostro supremo, divino diritto inalienabile che nessuno può azzardarsi a toccarci. E questo risponde ai requisiti della legge romana. Quello che tu non reclami apertamente lo perdi per sempre. La realtà, noi non abbiamo mai reclamato la competenza, non abbiamo mai proclamato la sovranità. Non abbiamo mai proclamato la giurisdizione sulle cose che ci competono. Al momento della nascita, i nostri genitori hanno firmato il nostro certificato di nascita, in quel momento siamo diventati poco più che schiavi, individui privi di senno, il cui lavoro futuro serve solo ad alimentare un sistema automatizzato. Questo è il nostro testamento, in cui ci riprendiamo in mano le sorti del nostro destino, e questo idealmente va firmato col nostro sigillo, col nostro simbolo che abbiamo creato, il nostro grande sigillo, e idealmente firmato col nostro sangue. Il sistema romano vaticano capisce benissimo cosa significa e qual è il valore di firmare un documento col proprio DNA autentico. Se hai dubbi su questo, scordateli. Loro sanno cosa significa firmare col sangue. In alternativa, per chi fosse debole di cuore, esiste anche la possibilità di mettere la impronta del polpastrello fatta con l'inchiostro, sai, quegli inchiostri timbri di colore rosso. Prendi la misura del tuo polpastrello, prendi l'impronta del tuo polpastrello e lo stampi in calce al tuo testamento a mo' di firma. Anche quando fai questo, il testamento viene caricato da te nel sito, nel registro di One Heaven, e contemporaneamente viene automaticamente prodotto e pubblicato un avviso pubblico e anche viene inserito sulla gazzetta ufficiale che tu hai formulato questo testamento. Il passo successivo, ovviamente il testamento può e deve anche essere formalizzato a livello delle leggi locali. Per esempio, a livello italiano faremo un testamento, così come deve essere, secondo le nostre leggi, un testamento. Oh, almeno questo è quello che ho capito io finora. Il passo successivo, il passo numero 3, è la nomina dell'esecutore generale e custode di tutto il tuo patrimonio, custode, guardiano, come lo vuoi tradurre.
Ogni passo è sequenziale e ogni passo può essere fatto soltanto dopo aver completato i precedenti. È perché tu hai rivendicato tutte queste autorità, tutte queste giurisdizioni, una dopo l'altra. È proprio per questo che a questo punto, arrivati al passo numero 3, tu puoi nominare un esecutore generale e guardiano di tutto il tuo patrimonio e di tutti gli affari che ti riguardano. Anche questo, quando nomini un esecutore generale, viene pubblicato un avviso pubblico. E il passo successivo è il conferimento di pieni poteri a un agente. Allora, i passi precedenti li hai fatti nella tua veste di libero individuo di fronte a Dio. Questo passo successivo adesso lo fai nel tuo ruolo di esecutore generale. Al passo numero 3 hai nominato te stesso esecutore generale, adesso formalmente nel tuo ruolo di esecutore generale conferisci i pieni poteri a un agente destinato a rappresentarti in qualsiasi situazione. Quindi è come equivale alla nomina di un plenipotenziario che è autorizzato a condurre tutti gli affari che riguardano te e il tuo patrimonio. Che questo diventa il ruolo con cui da ora in poi ci relazioniamo verso qualsiasi istituzione appartenente al sistema romano Vaticano. E questa nomina di agente, questo conferimento dei pieni poteri, questa nomina di un agente plenipotenziario, è paradossalmente un tassello che manca adesso nel sistema romano ed è una lacuna estremamente pericolosa per loro la mancanza di questa nomina di pieni poteri. Perché? Perché quando tu hai firmato un prestito usurario con una qualche banca, a un certo punto, dopo un anno, un paio d'anni, tu potresti anche andare dalla banca, come stanno facendo in America e nei paesi di lingua inglese, potresti andare a dire cortesemente, mi potreste mostrare dove sta il documento che certifica che la mia firma a quell'epoca era la firma di un agente autorizzato a prendere questa decisione? È in quel momento che il funzionario della banca sbianca. Perché se è vero per qualsiasi cosa, è vero che, non so, l'ambasciatore o il console deve avere una carta, deve avere un documento dove si attesta che lui ha ricevuto il conferimento di poteri per prendere quella decisione, nel nostro caso, quando andiamo in fretta e furia a firmare il mutuo in banca, alla presenza del notaio, ci dicono firmi qui, firmi qui, firmi qui, neanche si capisce bene che ci sta scritto lì. In quel caso quella firma discende dal nulla, cioè non ha a monte nessun documento di conferimento di pieni poteri. E quindi in quali veste stiamo firmando? Dove sta scritto che siamo agenti autorizzati di che? Questo volendo sottolineare, ma questo era più che altro una parentesi. Anche questo, quando fai il conferimento di pieni poteri a un agente, anche qui viene nel sistema di One Heaven viene prodotto, viene pubblicato un avviso pubblico e viene anche messo sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi tutti questi primi quattro passi fino ad ora avvengono in ambito privato, cioè sono unilaterali, non hai chiesto il permesso a nessuno per farli e al tempo stesso hai creato le fondamenta per iniziare a trattare con le istituzioni pubbliche. E quindi per passare dal livello privato al livello pubblico. I passi successivi dal 5 al 10 scarichi i certificati che notificano l'avvenuto completamento di ciascun passo precedente. Come prima ti dicevo, ogni passo che fai viene formulata una certificazione, quindi c'è certificato di nascita, certificato di terra promessa, certificato di registrazione del grande sigillo, proclamazione del, come si chiama, la registrazione del tuo testamento, certificato di nomina dell'esecutore generale e il conferimento dei pieni poteri a un agente. A ciascuno di questi corrisponde un certificato e questi tu li scarichi sempre nella tua veste di esecutore generale. Il passo successivo è quella della rivendicazione ufficiale di diritto, che ha valore di decreto o di diffida unilaterale. Rivendichi il tuo diritto di essere umano sovrano, non richiede alcun accoglimento dal sistema romano, non richiede alcuna registrazione. Cioè usiamo, così come loro usano, il principio di fare un'affermazione e se questa affermazione non viene contestata diventa valida. E quindi si fa una rivendicazione ufficiale di diritto inoltrata alle Nazioni Unite per quanto riguarda l'aspetto politico della questione, alla Bank for International Settlements per quanto riguarda la nostra posizione economica
nell'ambito economico e nei paesi del Commonwealth, vi ricordo che Franco Colin è australiano, il terzo passo dovrebbe essere mandato al collegio dei consiglieri della regina. Ovviamente questo va personalizzato per la situazione italiana o eventualmente internazionale. Tutti questi passi sono in corso di precisazione. I passi ancora successivi è il download dei relativi certificati, perché ogni volta che facciamo queste notifiche, queste rivendicazioni ufficiali di diritto, viene creato un certificato e qui agisci già in veste di agente. Qui agisci in veste di agente perché questi certificati che hai scaricato poi dopo li potrai presentare per rendere notoria la tua posizione a eventuali istituzioni ostili appartenenti al sistema romano-vaticano. I passi finali sono tre cosiddetti decreti di anatema. Nel momento in cui queste tre istituzioni a cui hai iscritto non ti rispondono entro 14 giorni, a quel punto, poiché non hanno risposto, sono cadute in disonore, ti hanno ignorato, non hanno preso in considerazione la tua proclamazione di sovranità individuale, e a quel punto emetti un decreto di anatema a danno di queste tre istituzioni. E quindi questo per il momento è lo stato dell'arte di tutti i passi e a partire dai quali poi ci si può iniziare a riunire in gruppi quando ciascun individuo ha fatto tutti questi passi. Ora, confrontarsi con il sistema è un po' come giocare a scacchi, dice Franco Collins, nel senso che non ha senso pianificare mille mosse a tavolino. La cosa più semplice, intelligente ed efficace è di concentrare tutta l'energia su una sola mossa e poi regolarsi in base a come risponde l'avversario. Tutto questo senza aspettare mentre l'avversario decide come rispondere, ma andando avanti per la propria strada. Anzi, le novità più importanti che si sviluppano sono proprio quelle che accadono mentre tu vai avanti e il sistema è troppo ingolfato dalla propria stessa burocrazia per risponderti. Allora, lo scopo di questi cosiddetti 19 passi, di queste procedure, lo scopo, fammelo ripetere fino a essere noioso, lo scopo non è essere riconosciuti. Lo scopo non è essere riconosciuti dal sistema, ricevere la benedizione del sistema e così via. Vedo che ci sono tantissime persone che faticano a comprendere questo, lo vedo anche leggendo semplicemente i commenti sul blog, faticano a capire questo per via del lavaggio del cervello e del condizionamento che ci hanno fatto, a cominciare da quando eravamo bambini e andavamo a scuola. Questo è il sistema, sei tu che ti devi adeguare a questo sistema, tutto viene dato per scontato e qualsiasi affermazione, anche la più assurda, non contestata, diventa valida. E noi a scuola, da bambini, abbiamo imparato a non contestare niente. E questo è il lavaggio del cervello che abbiamo ricevuto in 18 anni, quali sono? 13 anni di scuola dell'obbligo. E questo è il lavaggio del cervello che abbiamo ricevuto. Qualsiasi affermazione, sia pure assurda, non contestata, diventa valida e ci hanno educati a non contestare mai. E a causa di questo lavaggio del cervello, la gente fa fatica a capire questo. Io continuo a leggere sui commenti del blog, del nostro blog, perché non facciamo un nuovo partito, perché non facciamo un movimento, perché non ci facciamo riconoscere da questi, ma che ve ne sembra di questo candidato, ma che ve ne sembra di questo nuovo partitino? È possibile mai che siamo così profondamente lavati nel cervello fino al midollo delle ossa? Lo scopo non è essere magnanimamente riconosciuti dal sistema romano-vaticano. Il sistema romano e vaticano è nato in frode a noi altri. Lo scopo non è quello di essere riconosciuti da loro, lo scopo è quello di onorare noi stessi, onorare la nostra origine divina, la scintilla divina che c'è dentro ciascuno di noi, e onorare anche la loro legge. Perché siamo noi che dobbiamo restare in onore e sono loro che devono disonorare se stessi, cosa che già stanno facendo ampiamente ogni giorno. Lo scopo è onorare noi stessi e onorare la legge. Lo scopo è chiamare a testimone di tutte le nostre azioni le forze unite del cielo. È questo che stiamo facendo con questi 19 passi e con queste 19 procedure. Chiamare a testimone tutte le nostre azioni, tutte le nostre parole, tutte le nostre decisioni, tutti i nostri pensieri. Le forze unite del cielo. Così che le forze corrotte che affermano, pretendono, fingono di onorare queste forze del cielo, possano finalmente
platealmente ripudiare quegli stessi valori che dicono falsamente di seguire e potranno finalmente ammettere che seguono soltanto la forza bruta e questa è la loro unica legittimazione. È la paura, al limite. Possono continuare a governare soltanto con la forza bruta e con la forza della paura. Però, a questo punto, la cosa si gira a nostro vantaggio, perché la storia insegna, senza eccezione, che quando un tiranno sceglie di vivere al di fuori della legge, sceglie di vivere al di fuori di qualsiasi legge, comprese le proprie leggi, a quel punto, per il tiranno, è solo questione di tempo. La sua caduta è assolutamente certa. Così, sull'onda di questo augurio, continuiamo fra 15 secondi. Ok, saltiamo all'angolo dei valori e della spiritualità. Voglio farti ascoltare di nuovo un breve estratto, una registrazione audio. È sempre registrata durante un corso di meditazione del 2008 che aveva come tema le sei perfezioni. Nei due scorsi episodi precedenti ti ho fatto ascoltare due spezzoni sulla generosità, che è la prima di queste sei perfezioni. In quella di oggi è questa spezzone riguarda la seconda delle sei perfezioni, cioè la condotta etica. Bene, ti faccio subito ascoltare la registrazione, non occorre alcuna introduzione da parte mia, perché lo spezzone registrato è già un'introduzione alla condotta etica, al significato e al valore della condotta etica. Forse vale soltanto la pena di sottolineare da parte mia che nel mio linguaggio, perché poi ognuno ha il suo linguaggio, ma nel mio linguaggio condotta etica e virtù sono perfettamente sinonimi. Quindi, se negli episodi precedenti mi hai sentito parlare di virtù come uno dei tre valori, dei tre pilastri, dei tre valori principali che sto cercando di comunicarti, che sono virtù, amore e saggezza, bene, la condotta etica di cui parlo in questo spezzone è proprio l'approfondimento del discorso sulla virtù, non solo per l'importanza della virtù sul sentiero dello sviluppo spirituale, ma anche nella vita quotidiana. Quindi, ecco, facciamo partire la registrazione. Va bene, passiamo alla seconda delle sei perfezioni. La perfezione della condotta etica. Il sentiero spirituale senza la condotta etica è come una costruzione senza fondamenta. E da una parte è interessante notare che se c'è un aspetto che accomuna tutte le tradizioni spirituali di ogni angolo di questo pianeta, diciamo, da un certo punto in poi le tradizioni spirituali divergono. Ognuna ha i suoi metodi, ognuna ha le sue i sistemi più avanzati, ognuno ha la sua visione, no? Alcuni, ci sono le tradizioni medio orientali che sono nate in Medio Oriente, che sono accomunate dal fatto di avere un Dio creatore, solitamente di sesso maschile, ecco, con una serie di caratteristiche e così via. Poi ci sono le tradizioni orientali che sono basate sull'assoluto, sulla vacuità, sul unire la propria mente con l'assoluto e non prevedono l'esistenza di un Dio personale, creatore e così via. Quindi sono accomunate da quest'altro concetto dello sviluppo del potenziale dell'illuminazione. Ci sono delle differenze, quindi sarebbe anche sbagliato dire che tutte le tradizioni spirituali fra di loro sono uguali e sono tutte quante la stessa cosa, perché non è vero. Soprattutto da un certo punto in poi ci sono delle differenze e anche le strade diverse conducono a mete diverse, no? Strade diverse conducono a mete diverse. Però se cerchiamo un minimo comune denominatore fra tutte le tradizioni spirituali diverse, una cosa che hanno in comune praticamente tutte le tradizioni spirituali autentiche, genuine, è proprio la condotta etica. La condotta etica, i 10 comandamenti del cristianesimo rispetto alle 10 azioni non virtuose del buddismo sono praticamente identiche. Com'è? Gli arabi? Com'è? Ok, nello yoga, sì, anche nella cultura islamica probabilmente si può pensare che c'è una severità particolare sulla condotta etica, una severità particolare proprio perché la loro, diciamo, cultura era originariamente molto indisciplinata e disattenta nei riguardi dell'etica e della moralità, allora si può immaginare che
diciamo, c'è una tale severità perché, che ne so, perché se le donne non indossassero il burka ci sarebbero molti stupri, che ne so, allora c'è una religione estrema perché c'è una popolazione estrema, no? Allora, però diciamo, a parte questo, la condotta etica è quello che accomuna tutte le diverse tradizioni spirituali e può essere probabilmente l'argomento di dialogo, se si vuole parlare veramente di dialogo interreligioso, ciò che può veramente accostare, se le grandi tradizioni spirituali si chiedono cos'è che veramente ci accomuna, probabilmente è questo, e questa è la migliore base di partenza per un dialogo. Curiosamente è proprio questo l'aspetto, quando parliamo di un periodo di degenerazione spirituale o di deterioramento delle qualità spirituali, è proprio questo a cui assistiamo trasversalmente in tutte le tradizioni spirituali, la gente non è più tanto interessata a questo argomento della condotta etica nella vita quotidiana. I genitori non le insegnano più ai figli, ma anche perché non gli è stato insegnato dai loro genitori, quindi non sanno che cosa è bene e cosa è male, quindi non sanno dare questa idea precisa ai propri figli. No? La televisione non ci spiega cosa significa una condotta etica, cos'è il bene, favorire la felicità degli altri, compresa la nostra, e il male, cioè danneggiare gli altri, essere nuocere gli altri. I film sono pieni di violenza, totalmente gratuita, certi film totalmente strampalati che, voglio dire, hanno come unico argomento mostrare la violenza o il lato cattivo degli esseri umani, non riesco proprio a capirli, ho smesso di vederli completamente, credo che se vediamo 3-4 film all'anno è già tanto, rimaniamo puntualmente delusi, perché film che danno un messaggio positivo praticamente non esistono, e quindi c'è grande confusione su questo. E invece la condotta etica è la base. Kung Fu Panda, bellissimo, Kung Fu Panda, bellissimo. Va bene. Curiosamente ci sono anche insegnanti spirituali che forse un po' uniformandosi a questa tendenza del trascurare l'aspetto della condotta etica hanno trascurato di insegnarlo ai propri studenti. Mi riferisco anche a insegnanti famosi negli anni 70, negli anni 80. Questa è l'importanza di una trasmissione autentica, no? Non è che uno un giorno si alza e dice ok, sono diventato guru o sono capace di parlare con gli altri. L'idea di questa trasmissione ininterrotta ha veramente una sua importanza, e per questi principi che sono antichi di millenni, e c'è una ragione per cui siano antichi di millenni, no? Non è che uno un giorno si alza e crea la propria sintesi di insegnamenti spirituali. E quando vediamo i risultati del fatto che non trovate mai la parola morale, condotta etica, astieniti dal danneggiare gli altri, sono le cose che ci insegnava nostra nonna, le cose, l'ABC, le cose normali, astieniti dal danneggiare gli altri, perché quando danneggi gli altri, questo ti si ritorce contro, anche contro di te, è impossibile essere felici, ma è impossibile perfino parlare di spiritualità, che è inutile sciacquarci la bocca con la meditazione se non rispettiamo gli altri, se non ci asteniamo dal danneggiare gli altri, tutto il resto diventa perfettamente inutile. È una piccola dimenticanza, ma a mio parere è molto, molto, molto grave. A volte i risultati si vedono, almeno quando mi è capitato di andare in questo tipo di comunità, mi sembra come di essere circondato da bambini a volte, e non conoscono proprio le basi della è come una spiritualità che sta per aria, però manca di piedi, manca di gambe, manca di caviglie, manca di contatto col terreno, è tutto molto astratto, proprio perché manca questa base, che è la base della condotta etica, no? Se non ci si rispetta gli uni con gli altri, e se non si pensa che questa è la prima priorità, prima viene questo, essere delle buone persone, poi dopo viene la meditazione, eccetera, eccetera, tutto il resto, quello viene dopo, no? È come se manca una parte molto importante. In questa scuola di pensiero, per esempio, si dice che uno si occupa troppo della condotta etica, poi finisce per perdere la propria spontaneità naturale, no? Se uno si occupa troppo della propria condotta etica, della propria morale, poi finisce per perdere contatto con la propria spontaneità naturale. Questo è un pensiero molto ingannevole. Infatti non a caso prima paragonavo certe comunità spirituali come tanti bambini, perché è tipico dei bambini questo, i bambini non hanno nessun concetto di etica, non nessun tipo di morale. Allora uno potrebbe pensare che il bambino è illuminato e noi non dobbiamo fare altro che tornare come bambini. Questo sotto alcuni punti di vista è vero, sotto altri punti di vista non è vero. Quindi dobbiamo vedere in che modo è vero e in che modo non è vero. È un po' come parlavo ieri nel
piccolo gruppo, nel gruppo dei principianti, è come un percorso di tre fasi, no? All'inizio il bambino è innocente, agisce a partire dall'istinto, ma non si rende conto che, come facevo io quando ero bambino, giù al cortile di casa mia, prendevamo l'acido muriatico, lo versavamo sui formicai e vedevamo che queste formiche si rapprendevano e per noi era una gioia, era una fonte di divertimento, di gioco, no? Il bambino non si rende conto che questo concetto di bene e male, danneggiare la vita degli altri esseri viventi e così via, ha una sua forma di innocenza, di spontaneità naturale, che può essere giusta, ma può essere anche malata a volte, voglio dire, comunque qualcosa che deve essere trasformato, e se non viene trasformato non c'è garanzia che vada verso una direzione virtuosa. Il bambino così è come un lenzuolo bianco che agisce a partire dal suo istinto, no? Questo deve essere trasformato. Il bambino deve imparare a rispettare gli altri, ed è questo che differenzia il bambino dall'adulto. Cioè l'adulto è passato attraverso un processo di tre fasi. Prima la spontaneità naturale, fase numero uno. Fase numero due, si è accorto di tutti gli effetti collaterali negativi della spontaneità naturale, no? Perché va in giro danneggiando gli altri, va in giro mancando di rispetto agli altri, va in giro pestando i piedi degli altri, prevaricando gli altri, cercando di essere tu primo e lasciando che gli altri siano ultimi, occupandoti solo di te stesso. Questa è la spontaneità naturale lasciata a se stessa, no? Visto questo, il bambino entra in crisi e nasce il conflitto interiore. E il conflitto interiore è anche collegato all'ego, al giudice interiore, all'autosminuirsi, alla mancanza di fiducia in noi stessi. Quindi uno potrebbe dire è un peggioramento rispetto al bambino. È e non è. È un passo di crescita necessario. Dobbiamo prima entrare in crisi per poi poter raggiungere la terza fase, che è la sintesi. Nella prima fase siamo spontanei, nella seconda fase entriamo in crisi, nella terza fase creiamo una sintesi. Questo è il modo di vivere bene, di creare le cause della felicità per me stesso e per gli altri. Questo è il modo di vivere male. Se danneggio gli altri è impossibile che io sia felice e che anche gli altri lo siano. E questo è ciò che distingue un adulto da un bambino. Ed ecco perché un adulto può raggiungere la liberazione, l'illuminazione, può essere fonte di rifugio per gli altri, può essere fonte di ispirazione e buon esempio per gli altri. Un bambino non può fare questo. E quindi? Qual è il tuo dubbio? Vuoi un commento sul comportamento di queste persone? Se è giusto essere arrabbiati contro queste persone, qual è esattamente il tuo dubbio? No, io so che se mi comportassi in un modo che è semplicemente scorretto non sarei molto felice. Tu dici, com'è possibile che loro invece sembrano felici? Perché il cattivo karma non gli ritorna? La domanda è perché per esempio persone potenti che fanno un uso sbagliato del loro potere, per esempio politici corrotti che lo usano solo per arricchirsi e così via, perché loro sembrano felici e nel loro caso non sembra che il karma funzioni? No? Questa è la domanda. Non è vero. Innanzitutto le cronache raccontano un famoso politico molto molto discusso e controverso degli anni 60-70, il famoso Andreotti, che era devastato di mal di testa dalla mattina quando si svegliava alla sera quando andava a dormire. Ancora adesso si dice che sia proprio questo è un esempio, no? Un esempio. Tu dici sembrano essere felici dall'esterno, ma se siamo attenti non è così, non può essere così, è impossibile. Innanzitutto la retribuzione delle tue azioni può arrivare adesso, può arrivare tardi, può arrivare in un momento di ripensamento, può arrivare nella vecchiaia, può arrivare nel momento della morte, può arrivare in una vita successiva. Per assurdo è anche possibile che uno è talmente cieco e insensibile alla propria condizione che, come i criminali, no? Però i criminali sotto finiscono la loro vita in galera, o comunque presto o tardi hanno il modo di scontare, no? La retribuzione del loro. Però per assurdo può essere un criminale che non finisce mai in galera e finisce la propria vita orgoglioso di essere stato un criminale. Però ecco, diciamo, non sappiamo la notte quando va a dormire, fa dei sogni piacevoli e pieni di incubi. Quando si guarda allo specchio, si stima se stesso come persona, oppure si ha questa forma di rabbia. Il criminale che uccide, il fatto stesso che esprime questa aggressività, vuol dire che quell'aggressività è già dentro di lui. E quindi uno che ce l'ha dentro non può vivere bene. Tu dici la corruzione non è lo stesso che uccidere, però credo che la cattiva coscienza, essere pieni di preoccupazioni, difendere costantemente i propri interessi dentro i tribunali, fuori dai tribunali, cambiare le leggi per non finire in tribunale, è un lavoraccio. Non puoi mai dormire tranquillo.
proteggere le proprie cose. Voglio dire, ogni cosa ha degli effetti collaterali. Preoccupazione. Come? Insomma. Quindi è difficile vedere, dire dall'esterno. Insomma, difficile dire dall'esterno. Sicuramente comunque il potere porta, non ho mai invidio mai persone che hanno, anche persone tra virgolette buone, che ne so, non è mai da invidiare uno che sa il potere. Immagina uno che non ti telefona dal mattino alla sera, non puoi, non hai un attimo di privacy, non puoi andare neanche al gabinetto che ti telefona, ti chiamano, ti bussano, sei al centro dell'attenzione, tutti ti vogliono, tutti ti cercano, aereo, elicottero, non è una vita semplice, insomma. 20 guardie del corpo, paura, la paura di uscire allo scoperto, la paura di... insomma, non sono situazioni semplici. Quindi dobbiamo capire questa cosa fondamentale sulla, il percorso dell'etica, no? Che è il percorso naturale della nostra vita umana. Qualcuno dice per non avere i conflitti, le nevrosi tipiche del adulto occidentale moderno, dobbiamo restare come bambini per sempre, così non dobbiamo mai sviluppare questo conflitto interiore, questo giudice interiore, questo superego che è proprio degli adulti, no? Questo è impossibile, questo è un percorso naturale della crescita dell'essere umano, no? Affrontare questo ostacolo e superarlo, fa parte in ogni nostra vita, in ogni incarnazione dobbiamo riaffrontare questo ostacolo, essere bambini, crescere, trovare i conflitti del crescere e superarli, cioè trovare noi stessi dentro di noi la risoluzione di questa crescita, di questa crisi di crescita. Quindi questo da una parte, l'etica è alla base di tutto e se non c'è quella tutto il resto è inutile, e come lo dicevo ieri, è inutile occuparsi di meditazione se non siamo capaci di dire grazie al cameriere che ci serve o una parola di gentilezza al commesso del negozio. È inutile, non è inutile che meditiamo, non perdiamo tempo, impariamo più che altro a sorridere e essere gentili con gli altri, che è più importante, tutto il resto viene dopo, da una parte. L'altra parte, l'estremo opposto può essere un'idea di etica troppo restrittiva, e magari quando abbracciamo una pratica spirituale dove la morale diventa una cosa troppo seriosa o troppo bigotta. Questo è l'estremo opposto, il bigottismo uccide la spiritualità genuina, il bigottismo uccide la spiritualità genuina. Mi ricordo da piccolo, da ragazzino, quando andavo in chiesa, non ho mai potuto accettare dentro di me questa cosa che vado in chiesa, sto con la mia compagna, ma non lo posso abbracciare perché io e Francesca siamo fidanzati quando avevamo 14 anni, e a quell'epoca a volte andavamo in chiesa. Che cosa significa andare in chiesa e mettere su una maschera artificiale dove certe cose che uno fa fuori non le può fare dentro perché c'è questa, bisogna essere seri, seriosi, questa forma di bigottismo, no? Credo che no, questo uccide la spontaneità naturale, questo invece uccide la spontaneità naturale, quindi anche quello non va bene, è un estremo opposto. E in tutte le tradizioni spirituali esiste sempre questa tendenza, in tutte, anche in casa nostra, in casa buddista, in casa non so, sì, sicuramente è molto frequente, lo troviamo in tutte le tradizioni spirituali, l'idea del cilicio, di autofustigarsi o di essere, no? Però nel buddismo esiste sicuramente questa tradizione, la tradizione della via piccola, della via ristretta, del qualcuno mi chiedeva prima di iniziare questo corso, ho sentito di parlare delle 8 precetti Mahayana, no? Ci sono in una delle 4 scuole del buddismo tibetano, la scuola Gelupa, che è quella più... Gelupa significa i virtuosi. Quindi delle 4 scuole del buddismo tibetano è quella che più insiste sulla virtù, sulla condotta etica. E magari in corsi come questi tutti quanti prendono gli 8 precetti Mahayana, sono dei precetti che si prendono soltanto per un giorno, due, o per la durata di un corso. Non bisogna ascoltare musica, non bisogna danzare, non bisogna godere del cibo, non bisogna indossare gioielli, non bisogna sedersi su sedili alti, no? Bisogna astenersi dal sesso, non bisogna mangiare dopo mezzogiorno, bisogna digiunare da mezzogiorno in poi. Tutta una serie di regole, di cose che appesantiscono la tua... Io ho provato, io ho lavorato con questa forma di pratiche, ho lavorato con queste pratiche, anche con gli otto precetti Mahayana, per diversi anni ho praticato una tradizione Gelupa del buddismo tibetano, sono felice di averlo fatto perché ho ricevuto grandissima istruzione spirituale e progresso spirituale. Al tempo stesso, se faccio un bilancio del mio percorso di crescita personale e spirituale, vedo che quella forma di... formalmente non è adatto per me, magari è adatto per qualcun altro. A me personalmente, per come sono fatto io, quel tipo di lavoro tendeva a restringere la mia mente, a rendermi serio, a rendermi troppo pesante, incapace di sorridere. Già so se ero serio in partenza, troppo concentrato su me stesso e così via, prendere troppo sul serio,
ho notato che non è veramente di beneficio per me, poi ovviamente ognuno può. Allora, quando parliamo di condotta etica dobbiamo trovare veramente la giusta via di mezzo, conoscere i principi di base verso i quali non vogliamo, oltre i quali non vogliamo andare, i confini che, i quali non vogliamo superare, perché abbiamo la certezza che sarebbero di danno per gli altri, e questo sarebbe gravissimo, e per la nostra pratica spirituale. Questa certezza ci rende liberi. Quando abbiamo questa certezza dentro noi, come dire, nella vita quotidiana sappiamo cosa è bene e sappiamo cosa è male, qualcuno ci fa una proposta, anche nel lavoro per esempio, sappiamo dove questo è positivo, è virtuoso, sappiamo subito se dire di sì o dire di no. Se questo fuoriesce dal nostro idea di etica, sappiamo che dobbiamo dire di no, e sappiamo che aver detto di no ci porterà bene, ci porterà buona fortuna, mentre dire di sì ci porterebbe cattiva fortuna. Abbiamo anche questa forma di consapevolezza. Quindi, detto questo, fatta questa introduzione sulla seconda delle sei perfezioni, la perfezione della condotta etica, vediamo che cos'è questa condotta etica, in cosa consiste. Esistono tre tipi di condotta etica. La condotta etica dell'evitare le azioni nocive. La condotta etica dell'accumulare impressioni positive. La condotta etica dell'essere di beneficio agli altri. La condotta etica dell'evitare le azioni nocive, la condotta etica dell'accumulare impressioni positive, la condotta etica dell'essere di beneficio agli altri. Come la generosità, abbiamo visto che è una estensione del concetto Hinayana di non attaccamento, così la condotta etica del Mahayana... Bene, questa era un'introduzione generale alla condotta etica e al valore della condotta etica. L'argomento è molto più ampio di questo, spero di riaffrontarlo con te in futuro, e oltretutto sperando sempre di mantenere questo argomento, come dire, al tempo stesso profondo, perché è un argomento profondo, però gioioso. È importante che sia leggero, è importante che sia gioioso, è importante che questo argomento non divenga mai una scusa per l'oscurantismo o il bigottismo o queste pessime qualità degli esseri, in cui gli esseri umani tendono a ricadere. L'argomento della virtù e della condotta etica è sempre finalizzato alla felicità a lungo termine degli uomini, e a questo che serve. Fra 15 secondi l'angolo delle risorse consigliate. Bene, la prima e più importante delle risorse consigliate di questa settimana è naturalmente il raduno. La pagina di iscrizione al primo raduno di Tempo di Cambiare, troverai il link qui a piedi pagina www.tempodicambiare.it/raduno. Per favore, visitala subito e fai subito la tua iscrizione. Poi abbiamo come unica altra risorsa abbiamo un documentario. Fammi aprire una parentesi su questi video, no? Perché questa è la 13ª puntata e quindi ci sono state... Scusa, mi è andata una roba per traverso. Questa è la 13ª puntata, quindi nelle 12 puntate, episodi precedenti di questo podcast, ho sempre consigliato video da guardare. Bene, questi video che man mano andavo consigliando erano sempre stati prima consigliati sul blog dall'occhio attento di qualche ascoltatore. Tutte le risorse che abbiamo messo a disposizione in questi 3 mesi e mezzo di podcast sono non farina del mio sacco, fammelo ripetere, sono un'opera collettiva che abbiamo fatto insieme. Il problema è che talmente tanti video vengono suggeriti sulle pagine del nostro blog che io me li salvo e me li guardo a volte molti giorni dopo. Quando li ho guardati, quando ho finito di guardarli, quando ho deciso che questo può essere meritevole di essere condiviso con tutto il pubblico degli ascoltatori di questo podcast, a quel punto per me è impossibile ricostruire non solo il nome di colui che aveva suggerito quella risorsa, ma a volte perfino a quale pagina e quale episodio apparteneva. Quindi anche questa volta purtroppo non tributo quello che sarebbe il giusto riconoscimento all'ascoltatore che ha suggerito questo documentario, e cerco di, così, di ripagare non solo per questa volta ma anche per tutte le volte precedenti, dicendo grazie a tutti coloro che in passato
hanno suggerito video. Io poi li ho condivisi con tutti e non li ho giustamente ringraziati esplicitamente. Questo video è di oggi, è uno solo, è un documentario originale in lingua italiana di livello televisivo, cioè tecnicamente di livello alto, almeno la prima parte, poi c'è una seconda parte un po' che lascia desiderare, sono un po' attaccati uno dopo l'altro. È un video di un documentario di esempi molto eloquenti ed eclatanti di crimini commessi dalla falsa cristianità per distruggere la vera cristianità. Per favore, prenditi 1 ora e 20, tanto dura se non ricordo male, prenditi 1 ora e mezzo e guardalo tutto. È sconcertante, conferma per filo e per segno la ricostruzione storica che stiamo seguendo da settimane, da mesi a questa parte, cioè la falsa cristianità, quella del sistema romano-vaticano, si è affermata distruggendo la vera cristianità, ma la vera cristianità di tanto in tanto riaffiorava testardamente, perché la verità tende sempre a riaffiorare nel corso dei secoli, più e più volte, in epoche diverse, ma ogni volta veniva puntualmente repressa con massacri, torture, carneficine, roghi. Questa è storia. Questo accadeva immediatamente fuori dalle nostre porte, nel sud della Francia, in Occitania, con i Catari. Una delle pagine più terribili dell'Inquisizione, ma accadeva anche dentro le nostre porte, ci riguarda direttamente in Piemonte. Bellissimo questo documentario quando parla di Fra Dolcino e la predicazione di Fra Dolcino in Piemonte. E ogni volta rivediamo sempre lo stesso fenomeno, cioè la storia, da chi è scritta la storia? La storia è interamente scritta da quelli che hanno vinto. Quindi la menzogna originaria, quella creata dal culto vaticano, che diventa sempre più menzogna, quindi i catari vengono dipinti come pervertiti, i dolciniani vengono dipinti come briganti e ladroni, menzogne che si accumulano ad altre menzogne, creando castelli di menzogne, ma la verità non può essere fermata. La verità non può essere fermata. Questo è il tempo di cambiare in cui sta emergendo tutta la verità, soppressa da 2000 anni di menzogne. E la verità è raccontata in questo documentario. Che è bellissimo questo documentario perché non parla solo dei crimini, quindi non è soltanto una visione in negativo, per così dire, dove poi ce ne andiamo con tanto sangue amaro, ma è una visione in positivo perché ci parla e ci descrive di chi erano veramente questi cristiani autentici, come vivevano, in cosa credevano e così via. E quindi assolutamente imperdibile, ripeto, ci riguarda da vicino, questo è successo in Italia, questo è parte della nostra storia, la storia che viviamo oggi è conseguenza di questa storia. Fra 15 secondi concludiamo con l'angolo degli ascoltatori. Così, questo è l'angolo degli ascoltatori, non mi stancherò mai di ripetere che se nel corso di questi 13 episodi tu hai semplicemente ascoltato la mia voce e i miei monologhi, ti sei perso una parte significativa di questo tempo di cambiare, poiché i miei monologhi, monologhi non sono altro che, come si dice, la cima dell'iceberg di quello che è successo al di sotto, cioè migliaia, migliaia, migliaia di commenti sulle pagine del blog. E nel forum. Chi ha veramente fatto questa trasmissione, questo podcast, sono stati gli ascoltatori e sono stati coloro che hanno contribuito con i loro commenti. Abbiamo sempre superato in ogni episodio i 600 commenti, anzi, se per questo, in questo precedente a questo 12° episodio, abbiamo già superato i 700 commenti su una sola pagina in una sola settimana. Anzi, a questo punto, fra tutte e 12 le puntate precedenti, abbiamo ampiamente superato i 6.000 download per ciascuna delle 12 puntate, senza contare tutti quelli che seguono il podcast su YouTube, che sono altre migliaia. Il forum anche si sta animando tantissimo. tempodicambiare.it/forum diventerà sempre più importante anche durante la probabile pausa estiva, nel senso che se io mi fermerò per il momento all'episodio numero 15, diventerà difficilissimo gestire tanti commenti su una sola pagina, dell'episodio numero 15, quindi a quel punto bisognerà gioco forza
andare sul forum e lo stiamo ristrutturando e ancora di più semplificando e rinforzandone la struttura per essere pronti a questo. Adesso nel forum è stata anche installata una nuova chat in tempo reale, anche quella è animatissima, quindi anziché scriversi e rispondere commenti sul blog, c'è semplicemente il bot a risposta istantaneo di tutti quelli che sono in linea sul forum, quindi anche questo può essere una cosa piacevole per tenersi tutti in contatto. Oltre alle discussioni, anche nel forum, per esempio, stiamo istituendo gruppi di lavoro e a proposito di questo, attenzione, 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 richiesta di aiuto, c'è un disperato bisogno di volontari in grado di tradurre dall'inglese in italiano. C'è una richiesta travolgente, straordinaria, di traduzione di materiale Ucadia One Heaven, che ce n'è a bizzeffe in lingua inglese e ce n'è zero in lingua italiana. E quindi la gente vuole conoscersi, vuole documentarsi, vuole accostarsi a Ucadia, vuole capire da dove iniziare, da cosa iniziare a studiare. Sono tanti documenti da guardare e da capire, senza contare tutte le ricostruzioni storiche. E quindi abbiamo bisogno di volontari, volontari, volontari alla traduzione. È stato già creato un gruppo Skype, alcuni di questi sono volontari traduttori. Ma è importante che ce ne siano altre, soprattutto fino ad ora il lavoro di traduzione è andato avanti in maniera molto spontanea. Io mi prendo questo pezzo, tu ti prendi quell'altro, anche sul forum è andato avanti così. Adesso è importante portare questo avanti come progetto serio a lungo termine e quindi stiamo finendo di creare nelle prossime ore una sezione del forum. Tempodicambiare.it/forum, strettamente riservata a chi intende aiutare nelle traduzioni, in modo tale che ci si possa dividere per bene il lavoro, non fare lavoro di duplicato e non lasciare da parte cose che invece sono importanti e o urgenti. E quindi se per favore candidati se sei in grado di dare questo aiuto, ti unirai a un gruppo meraviglioso di persone generose, idealiste, che spontaneamente stanno cercando di dare una mano al sorgere di questa idea. Candidati aggiungendo o il tuo commento nel blog a questo episodio, l'episodio numero 13, così che lo possiamo leggere, e questo è meno preferibile, oppure puoi mandare un'email a info@miglioriamo.it, oppure puoi semplicemente entrare direttamente in tempodicambiare.it/forum, entrare nel forum e forse non immediatamente, ma nel giro di un giorno o due dall'uscita di questo episodio, troverai la sezione dedicata ai traduttori nel forum. Quindi fatti vivo, fai un passo avanti, per favore, così possiamo aggiungerti in questo gruppo di lavoro e possiamo iniziare a conoscerci, a collaborare ancora prima di incontrarci di persona a Abano Terme. Ok, domande degli ascoltatori, domande, domande, domande. Di solito ci sono tante domande, di solito, anzi spesso vi fanno domande su tutto. Sono io che di solito non rispondo perché a volte mi si domanda che ne pensi di questo autore, che ne pensi di questa autrice, che ne pensi di questo sito, che ne pensi di questa persona. Normalmente non rispondo a queste domande sia perché non mi sembra rilevante quello che io penso. Quello che io penso non conta, è quello che tu pensi dopo però esserti fatto un'idea. Dopo aver approfondito, dopo aver conosciuto, allora ti formerai un'idea. A parte che io penso bene di tutto, quindi non mi chiedere cosa ne pensi di quest'autore, cosa ne pensi di quell'altra autrice e così via, perché coloro che fanno ricerca nel nostro campo non hanno altro se non la mia più alta stima e ammirazione, anche se ovviamente ciascuno lo fa col proprio pezzo del puzzle ed è giusto che sia così e non può che essere così, no? Però di solito non rispondo perché che ti devo dire? A parte che la mia opinione, ripeto, è sempre positiva, ma perché ti dovrei dire una mia opinione quando è giusto che sia tu ad approfondire? In questo caso però mi è stata fatta domanda su una personalità a cui proprio non posso sottrarmi di rispondere. Ho ricevuto tantissime domande in occasione della visita in Italia del Dalai Lama. E ovviamente tutti sapete che io seguo una tradizione. Fra l'altro non è la stessa del Dalai Lama, ma questo è secondario, comunque una tradizione del buddismo tibetano e quindi tanti di voi vogliono conoscere la mia opinione su questo e quindi innanzitutto vogliono iniziare a capire un pochettino meglio e poi ci sono dei dubbi, anche delle obiezioni, delle contraddizioni, il fatto che il Dalai Lama era palesemente finanziato dalla CIA durante la resistenza alla CIA, alla Cina, e così via. Chi è il Dalai Lama? Cosa fa? Ma se è come un papa, gestisce il potere temporale, così cercherò di dare una
una breve risposta a tutte, questo penso che non posso sottrarmi a tutte queste domande. Allora, qualcuno mi ha chiesto del Dalai Lama era il capo di tutti i buddhisti proprio come il Papa, e la risposta è certamente no. Il Dalai Lama è in Tibet per i buddhisti del Tibet, ma non per tutti i buddhisti del Tibet. Nel buddismo tibetano abbiamo quattro tradizioni o scuole spirituali distinte e separate. Se contiamo anche la tradizione Bon diventano cinque tradizioni, se contiamo anche le sottoscuole diventano molte 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 di più, ma diciamo che sono quattro o cinque tradizioni base, e di una di queste quattro è a il Dalai Lama come capo spirituale, come leader spirituale, quindi non di tutti i tibetani. Si tratta di una delle cinque scuole che da molto tempo, da quello che per noi in Occidente chiamiamo il Medioevo, ha assunto anche ruoli di governo, di potere. Per quel poco di governo e di potere si può parlare della società tibetana, che è la più disorganizzata di tutti i tempi, quindi era un governo non governo, per l'appunto, come ci si aspetterebbe dai tibetani. E quindi, a parte questo, non mi chiedere se sono d'accordo o non d'accordo, questo è del tutto irrilevante, ma se lo chiedi a me è ovvio che ti dico non sono d'accordo che le cose dello spirito debbano essere mischiate con le cose della materia. Personalmente non sono d'accordo, ma questa è la mia opinione, altri ti potranno dare opinioni diverse. Venendo alle varie accuse di connivenza del Dalai Lama, io una cosa posso dirti per certo, perché ho passato 22 anni della mia vita a questo punto a stretto contatto con i tibetani e ho iniziato a conoscerli abbastanza bene. Credo che siano il popolo più naif e ingenuo, ma genuinamente ingenuo, che esista sulla faccia della terra. Oltretutto sono persone, i tibetani, dotate di senso pratico, cioè in una scala immaginaria da 0 a 100 nel senso pratico, i tibetani sono praticamente lo zero assoluto, sono la disorganizzazione portata allo stato dell'arte. Se tu metti insieme 4-5 tibetani a costruire una strada e un ponte, è praticamente impossibile che questa strada o questo ponte vedano mai la luce del giorno. Diciamo che qualsiasi cosa cercano di fare dal punto di vista pratico, organizzativo, sono un disastro. I tibetani sono buoni per meditare, non a caso questo è ciò che hanno fatto per tanti millenni, e c'è inoltre un talento che hanno abbastanza sorprendente, cioè hanno fa un po' da contraltare la loro mancanza totale di senso pratico, si sono dimostrati incredibilmente talentuosi nel dibattito filosofico. Infatti il Tibet, questo altopiano isolato in tutte le direzioni, altissime montagne, è rimasto isolato da tutto il resto del mondo ed è il luogo del mondo in cui l'arte e la scienza buddista della filosofia, della logica e del dibattito è stata meglio conservata in assoluto. Anzi, si potrebbe dire che in altri paesi buddisti è andata quasi perduta, in Tibet invece è una cosa tenuta nella più altissima considerazione, è stata preservata da insegnante a studente generazione dopo generazione, e per quanto ne so io, in quanto a logica, che i tibetani studiano logica, epistemologia, psicologia, filosofia, studiano quando sono bambini, se parliamo di dibattito filosofico non c'è nessuno in grado di sconfiggere un buddista tibetano a dibattito. Lasciamelo dire questo. E in questo io mi considero un pochino, con pizzico d'orgoglio, mi considero un frutto del loro albero, nel senso che sarà un po' anche per le mie affinità personali. Questo è uno degli aspetti che nella mia istruzione, nella mia formazione spirituale alla scuola dei buddhisti tibetani, questo è uno dei doni, uno degli effetti collaterali che ho ricevuto, anche la mia passione per i dibattiti, la mia passione per la logica e la mia passione per la filosofia. Però questo mettiamolo da parte. Tutto questo che abbiamo detto fino ad ora, per quanto riguarda l'assenza totale di senso pratico e la naivete, come si dice, la ingenuità, tutto lo stesso si applica al Dalai Lama, che con l'aggravante, diciamo così, aggravante nel momento in cui vuole farsi avanti con degli incarichi, diciamo così, mondani o di rappresentanza politica, quindi fra virgolette bonariamente la chiamo aggravante, con l'aggravante che è un monaco, quindi un monaco con una disciplina di vita particolare, una persona che non può mischiarsi a causa dei suoi voti monastici, che sono presi in Oriente molto più seriamente di quanto vengono presi in Occidente. A causa dei voti monastici non può invischiarsi con la vita materiale, non può invischiarsi col denaro, non può invischiarsi con lavoro, non può invischiarsi con persone dell'altro sesso, eccetera eccetera. C'è una serie di limitazioni anche nel modo di trattare gli altri, per esempio ha l'obbligo di trattare amici e nemici nello stesso modo, è uno dei voti monastici, e così via. Quindi qualcuno ha parlato del coinvolgimento della CIA nel momento in cui il Tibet, già fin dai primi
primi anni 50 fu invaso dalla Cina. Evidentemente questo ci fu, cioè gli agenti della CIA si infiltrarono lì nelle zone di confine e cercarono di armare i tibetani in modo tale che resistettero all'avanzata, alla conquista dei cinesi. Ora, per loro sfortuna, i tibetani sono così incompetenti praticamente in qualsiasi cosa che, nonostante l'aiuto della CIA, non riuscirono a organizzare alcun tipo di resistenza. Fra l'altro, all'inizio questi tibetani erano armati con fucili di 100 anni prima, che erano stati presi dai resti dell'esercito del colonnello Youngblood, che non era un esercito, era un manipolo di 100 soldati inglesi che 100 anni prima, in 100, armati di vecchissime carabine, avevano conquistato tutto il Tibet, che è grande quanto metà dell'Europa, tanto per dirti, in 100 persone. Quindi questo ti fa capire quanto siano capaci di resistere al nemico i tibetani. E quindi, nonostante la CIA ci abbia provato, ma ovviamente questo è fallito per la incapacità dei tibetani di mettere insieme qualsiasi organizzazione. Quindi qualcuno dice: ma allora ha incontrato questi responsabili americani, il Dalai Lama, al tempo in controlli inviati della Cina, della CIA? Sicuramente sì, o probabilmente sì, ma questo, per quanto mi riguarda, non fa nessuna differenza, perché a chi è che non ha stretto la mano il Dalai Lama? I cinesi avevano già ampiamente fatto stragi e carneficine di tibetani, avevano già invaso il Tibet, e il Dalai Lama, dopo questi fatti, strinse la mano perfino a Mao Zedong, fu convocato a Pechino, ci andò, gli strinse la mano e alla fine gli disse che in fondo era una bravissima persona il presidente Mao, perché questa è l'etica del monaco. Il monaco deve vedere solo l'aspetto positivo e le virtù nelle persone e non soffermarsi sui difetti. E così molte persone sono scandalizzate quando, molti anni dopo, Dalai Lama ha stretto la mano a George W. Bush e ha dichiarato: mamma mia, che brava persona che è il presidente Bush. E ovviamente la gente è rimasta esterrefatta, ma è rimasta esterrefatta perché non capisce come sono fatti i tibetani e non capisce la loro totale ingenuità e la loro totale incompetenza nelle cose del mondo. Ora, detto questo, quando passiamo dal folklore, passiamo alle dichiarazioni politiche, ovviamente le dichiarazioni politiche acquisiscono un peso enorme. Fra le dichiarazioni politiche del Dalai Lama ci sono dichiarazioni tipo: ma sì, in fondo gli americani hanno fatto bene a invadere l'Afghanistan piuttosto che l'Iraq e così via, per ristabilire l'ordine, lo fanno con una buona motivazione di pace del mondo, no? Qualcuno ha... fra l'altro bisogna vedere anche in quale occasione sono state fatte queste dichiarazioni, come sono state estorte con domande poste in maniera furbesca. Ripeto, abbiamo a che fare con una persona saggia da un punto di vista e ingenua, anzi estremamente ingenuo da un altro punto di vista, e magari su questo adesso ci ritorno, come sia possibile. Bene, sulle dichiarazioni possibili sulle dichiarazioni politiche è sempre possibile dire: non sono d'accordo, no? Ma secondo me queste dichiarazioni politiche, come gli Stati Uniti possono aver fatto bene a invadere l'Afghanistan perché l'hanno fatto con una buona motivazione di tenere la pace del mondo, a parte che ovviamente non sono d'accordo se l'ha detto veramente, ma non fanno altro che rinforzare quello che dicevo prima, cioè la totale incompetenza di un monaco tibetano a esprimersi sulle faccende politiche del mondo. Quando si parla di buon cuore, sì, quando si parla di un mondo senza guerre, sì, quando si parla del primato dell'amore e della compassione, siamo tutti d'accordo, ma se inizi a darmi giudizi di politica internazionale è ovvio che cadi inevitabilmente nell'errore, se non per non dire che ti ricopri di ridicolo quando persone vedono certe interviste. Allora alcuni domandano giustamente: ma com'è possibile ciò che io ho detto poco fa? Cioè che una persona può essere l'estremo della saggezza in un ambito e può essere invece l'estremo dell'ingenuità in un altro ambito, la stessa persona. Ebbene, è possibile. È possibile proprio in base a quello che ti spiegavo negli scorsi episodi, quando parliamo di assoluto e relativo. Ci sono due livelli di ogni cosa. In ogni cosa c'è un livello assoluto e un livello relativo. Il livello assoluto è l'ambito dello spirito, l'ambito della luce, l'ambito il luogo da cui noi veniamo prima di nascere, il luogo a cui noi ritorneremo dopo essere morti. Quello è l'ambito assoluto. E in vita, quando siamo in vita, possiamo fare esperienza diretta di questo ambito assoluto attraverso la meditazione, quando nella nostra mente cessa il pensiero discorsivo. Qualcuno lo chiama dialogo interno. Quando riusciamo a annullarlo, a superarlo, accediamo a un livello della mente molto più profondo, molto più ampio, molto più elevato,
In cui possiamo fare esperienza di questo livello assoluto, che è assoluto proprio perché non è occupato da concetti, i concetti della mente, i concetti dell'intelletto. E quindi da questo punto di vista, se ci si addestra, e il Dalai Lama si addestra a questo da quando era bambino, o meglio, secondo i buddisti tibetani che ci credono, si addestra in questo dalle vite precedenti, si può essere quindi estremamente competenti a livello assoluto, a livello della saggezza assoluta. Ma quando passiamo a livello della materia, a livello del relativo, tutto cambia. Se l'assoluto è l'ambito dello spirito, per così dire, il relativo è l'ambito della materia. Il relativo è l'ambito in cui ci troviamo fra il giorno della nostra nascita e il giorno della nostra morte, cioè con un corpo fisico, cinque sensi, emozioni, molte di queste emozioni perturbatrici, reazioni incontrollabili alle cose che non ci piacciono e così via. Il livello relativo è molto diverso dal livello assoluto. Qui a livello relativo non c'è la saggezza, ma ci sono tante conoscenze, plurale, tutte slegate e indipendenti l'una dall'altra. Nessuno può essere illuminato a livello relativo. Il mio maestro spirituale tibetano è capace di deformare la materia col pensiero, tanto per farti un esempio. Però è incapace di mangiare con coltello e forchetta. Perché lui mangia con le mani, è tibetano. Si può essere capaci, competenti in un settore e incompetenti in un altro, si può essere competenti in filosofia ed essere anche nella vita, lasciamo perdere i monaci tibetani, noi altre persone qualunque, possiamo essere competenti in filosofia, possiamo essere incompetenti nell'ambito relazionale, essere dei bambini dal punto di vista emotivo, possiamo essere incapaci di costruire una relazione di coppia ed essere dei geni in matematica, possiamo essere grandi condottieri e poi possiamo avere delle incapacità assolutamente imbarazzanti. Siamo tutti incompleti. Questo è il relativo. Non esiste persona priva di difetti. Quando una persona che l'ammiri, più la conosci, più ne scopre difetti, perché è impossibile non essere pieni di difetti nel relativo, perché il relativo è fatto di tante competenze diverse. Ora, chiudo la parentesi. Ho finito quello che volevo dire sul Dalai Lama. Spero di averti dato spunti di riflessione, anche se non te ne frega niente del Dalai Lama. Spero di aver dato spunti di riflessione per tutti. E spero anche, fra l'altro, di aver dato un buon esempio di come si possa mantenere la fede o la fiducia e la devozione nel sentiero spirituale che si è scelto di seguire senza perdere il senso critico. Possiamo essere membri di una tradizione spirituale, possiamo essere membri onorevoli e onorati di una tradizione spirituale, senza diventare stupidi, senza diventare bigotti e senza gettare alle ortiche il nostro senso critico, che è uno dei beni più preziosi che abbiamo in quanto esseri umani. Bene, questo per quanto riguarda il Dalai Lama. Vediamo chi altro ci ha scritto. Ha scritto. Mark ha scritto più che altro non è una domanda, è una condivisione molto molto interessante rispetto a quello di cui parlavamo nell'episodio scorso, l'episodio 12, sull'unico segreto è di essere nulla tenenti. Vediamo cosa ci scrive Mark. Confermo tutto quello che ha detto Italo e che ha detto l'avvocato di cui si parla nel podcast. Io sono libero poiché nulla tenente. È vero, non mi possono toccare e ora vi metto a disposizione una cosa che ho scoperto in modo che chi è in difficoltà sappia, in modo che tutti possiate prendere le vostre informazioni. Il riassunto è che nell'ultima attività, economica ovviamente, di business, grazie al sistema perfetto che non ti tutela neanche un po', dopo aver fatto grossi acquisti di attrezzature, mi ritrovo con gli accordi aziendali non rispettati, i pagamenti che non arrivano più, fatalità. Dopo che io mi faccio valere al riguardo, quindi entro nella ruota del criceto di tutto quel mondo sconosciuto dei mancati pagamenti a banche finanziarie. Sì, parlo di coloro che mi hanno fatto firmare, sia la banca sia la finanziaria, una cambiale in bianco, spacciandola per una nuova procedura. A me risulta illegale e infatti oggi, guarda caso, ancora non l'hanno usata. Comunque, grazie a una persona conosciuta tempo fa, che conosce un pochino il sistema, cioè il sistema del nulla tenente, mi era stato detto proprio nel momento in cui ero in quella ruota del criceto, prima di fare sciocchezze dalla disperazione, di utilizzare tutta la carta che mi inviavano in bagno, utilizzare tutta la carta che mi inviavano in bagno, poiché come nulla tenente non possono farmi una mazza, dice Mark, se non scrivermi. Ovviamente tutto ciò
era in conflitto con le informazioni contenute nel mio cervello, ma poiché mi trovavo contro un muro, ho voluto provare ad ascoltarlo e con stupore non solo scopro che ha ragione, ma scopro pure un bel giochino, quello che molti che si gettano da un ponte non conoscono, e ora lo spiego con un esempio. Tu devi 10.000 euro alla banca o alla finanziaria, vai in crisi e non riesci a pagare. Iniziano insistentemente a chiamare e scrivere con il giochetto dei 5 giorni. Hai solo 5 giorni di tempo per... sperando che tu ti spaventi. Poi dicono che passano la pratica all'ufficio legale e dopo un po' di tempo inizi a scriverti il recupero crediti. Ti risulta? Ok. Cosa è successo in questo passaggio? Cioè, dice Mark, quando dalla banca inizia a contattarti un altro soggetto diverso che è un'agenzia di recupero crediti? È successo che la banca vende al recupero crediti il tuo vecchio debito di 10.000 euro, lo vende a 5.000 euro. Ne prende di meno, ma se il recupero crediti è bravo a spaventarti, sotto ne guadagna 5.000. Se non ci riesce, a sua volta rivende a 2.500 euro a un altro recupero crediti. E questo spiega perché negli anni le aziende di recupero sono cambiate, mentre l'importo è lievitato a dismisura e così via. Altra cosa che non si sa è che tu in principio avevi firmato con la banca e nel momento in cui loro cedono il tuo credito, tu non hai più nulla che spartire con loro. Ecco perché l'unico omino che mi è venuto a suonare al campanello un giorno ha fatto il possibile per intascare un acconto, volendomi far fare una firma con loro per il rifinanziamento, certo, proprio la firma che gli manca. Questi sono semplicemente cavilli che i potenti si sono creati per uscire da certe posizioni, che noi ovviamente non conosciamo, ma come dice sempre Italo, prendetevi le vostre informazioni al riguardo. Ah, ho deciso nel frattempo di non alimentare neanche INPS, INAIL e altri, visto che il sistema mi ha creato la situazione e non mi ha tutelato neanche un po' quando ce n'era bisogno. E sorpresa, tutti hanno paura di Equitalia. Io non li ho ancora visti. Sono passati 6 anni circa con varie attività fatte finora, mai una tutela, nemmeno sul denaro falso che a volte ti pigli perché non lo riconosci, in banca te lo bruciano, te lo tagliano a metà e se ti lamenti ti dicono che non si ti va bene, se non ti va bene ti segnalano le forze di polizia. Ah, bella tutela. Come disse Andrea, ovviamente sono in una situazione fortunata rispetto a chi ha mutui, famiglia, eccetera. E sono qui in attesa di capire come funziona il discorso di sovranità, campus, eccetera, perché io mi ci butto senza pensarci nemmeno una volta. Grazie a tutti per le condivisioni. Mark, ciao. Bene, Mark, grazie tantissimo a te per questa condivisione. C'è veramente bisogno di condividere, di mettere in comune questa informazione e prego altri che siano sotto l'aggressione di questo sistema demente di mettere in comune anche le loro esperienze, così che si possa fare una banca dati di esperienze e di conoscenze. Questo è stato utilissimo, veramente grazie Mark a nome di tutti. Adesso voglio leggere così in ordine sparso un po' di messaggi che sono arrivati, commenti sul blog. A proposito del raduno, il primo raduno Tempo di Cambiare 3, 4, 5 agosto, alcuni hanno scritto il loro commento sul blog mettendo in comune e condividendo che verranno e perché verranno, hanno manifestato la loro adesione ancor prima dell'apertura delle iscrizioni e questo ovviamente mi riempie di felicità. Quindi voglio leggere alcune di queste testimonianze di persone che parteciperanno al raduno del 3, 4, 5 agosto a Abano Terme. Eccole qui. Massimo, ciao Italo, per quanto riguarda l'incontro che si terrà il 3, 4, 5 agosto, io e la mia compagna, Massimiliano, lo stesso Massimiliano che ci aveva parlato della sua compagna avvocato, e quindi siamo interessantissime a tutte queste questioni di sovranità, e quindi Massimiliano, grazie per la tua partecipazione, sono ben felice che tu venga con la tua compagna. Verremo io e la mia compagna, nostro figlio Emanuele, sto informando Liliana, la mia compagna che è avvocato, riguardo Ucadia, la sua applicazione in Italia. Ci sono certamente una serie di argomenti da approfondire e precisazioni da fare, almeno secondo il suo parere. Fra l'altro, lei ha fatto la tesi sul diritto internazionale, vedremo poi come procedere assieme.
Detto questo, credo che sia meraviglioso il fatto che stiamo cercando di trovare una via d'uscita da questo sistema, cercando di generarne uno nuovo. Ancora più importante è il fatto che tu, Italo, stai facendo interessare molte persone alla meditazione, strumento potentissimo di conoscenza, senza comunque tralasciare la quotidianità, altrettanto importante. Al di là delle infinite sfaccettature della Matrix e degli esseri che ci vivono, è significativo il fatto che un gruppo molto numeroso di persone, ognuno col proprio parere e il proprio modo di esprimerlo, discute sulla Matrix. È un'espansione di consapevolezza importante, al di là dei contenuti. Grazie Massimiliano, non vedo l'ora di conoscerti. La successiva è Chicca, che scrive: verrò, ho già avvisato tutti in famiglia, aspetto informazioni su come fare per la parte pratica. È semplice dire perché verrò, perché se siamo qui, a questo punto c'è un motivo. Stiamo spostando il mondo su un altro piano e ogni mano è necessaria. Ringrazio l'universo per avermi permesso di essere qui in questi tempi e anche a te, Italo, di aver fatto e fare la tua parte. Un abbraccio, Chicca. Grazie a te, Chicca, non vedo l'ora di conoscerti ad Abano Terme. Ancora, Vittorio scrive: verrò perché, numero uno, non credo più ai partiti. Numero due, perché sento profondamente di potermi fidare di un certo Italo Cillo. Numero tre, perché sento che qui ci sono le condizioni per arrivare a soluzioni applicabili, grazie a una comunità probabilmente unica e irripetibile, fatta di tante persone sincere, risvegliate ed eccezionali, che desiderano unire le forze e le menti per tirarsi e per tirare fuori più persone possibili dal più colossale degli inganni. Grazie Vittorio, non vedo l'ora di conoscerti di persona ad Abano Terme. Fulvio scrive: Italo, ci vediamo il 3, 4, 5 agosto perché credo nel progetto e spero di essere un piccolo tassello che contribuirà a completare il puzzle. Cercherò di riempire l'auto di persone perlomeno curiose. A presto, dunque. Bene, ciao Fulvio, al desiderio, al piacere di rivederci, perché noi già ci conosciamo. Ciao Fulvio. Fabrizio: verrò per godere della vostra vicinanza, per condividere un'esperienza unica, per sentirmi parte del tutto, per vedere come qualcosa di virtuale si tramuti in tangibile. Semplicemente verrò perché è tempo di cambiare. Grazie Fabrizio, anch'io non vedo l'ora di vederti a Abano Terme. Ancora Daniel: Italo, verrò perché questo gruppo guarda nella stessa direzione, cancellare 2000 anni di inganno. È necessario un cambiamento massiccio ora. Le tre E, economy, energy, environment, sono interconnessi: economia, energia, ambiente. Grazie Daniel, non vedo l'ora di conoscerti ad Abano Terme. Pierpaolo Rajendra scrive: certo che ci sarò, il motivo semplice è attaccato a casa mia. Scherzo, la vedo come un'altra possibilità che l'esistenza mi dà di realizzare un progetto che mi sta molto a cuore. Bene Pierpaolo, non vedo l'ora di conoscerti. Flavio: Come ho già scritto in alcuni messaggi post, io sono sotto attacco dal sistema e quindi ho le motivazioni giuste per non mancare all'appuntamento di Padova. Però la domanda giusta alla quale devo rispondere è: vengo perché sono attaccato dal sistema oppure sono attaccato dal sistema perché devo venire? L'impossibilità di rispondere a questa domanda mi porta alla conclusione che la mia evoluzione spirituale mi ha condotto a un livello tale da rendermi incompatibile con questo sistema corrotto. Qualunque gioco all'interno del sistema mi rende insofferente. Perfino se mi proponessero l'intero PIL del pianeta, rifiuterei con un profondo senso di disgusto. Quindi, forza Ucadia. Un abbraccio, Flavio. Grazie Flavio, non vedo l'ora di rivederti, anche noi ci conosciamo da tanti anni, non vedo l'ora di rivederti ad Abano Terme. Rick: ci sarò perché forse questo è il modo giusto per realizzare insieme un sogno. Grazie Rick, un abbraccio grande, anche a te ti conosco da tantissimi anni, ci rivediamo presto. Veramente ci sono due Rick qui, non so se tu sei tutti e due o se sono due Rick diversi. Ok, va bene. Daniela scrive: io ci sarò perché dopo tanti anni di lavoro su di me, di ricerca, di studio, ero arrivata a un punto di scoraggiamento e invece i tuoi interventi settimanali sono stati l'unica cosa, dopo il mio nipotino, che mi ha ridato la speranza, il sorriso, la grinta e la voglia di fare qualcosa per tutti noi. Grazie, grazie a te Daniela, non vedo l'ora di conoscerti personalmente ad Abano Terme. Marco Ferraro:
Oh, siccome tu ti firmi con nome e cognome, io ti dico nome e cognome. Date e luogo confermate? Io e mia moglie Chiara ci organizziamo per esserci. È troppo importante per mancare questa occasione. Grazie, un caloroso saluto. Marco Caro, anch'io non vedo l'ora di rivederti a Padova. Spero presto. Ciao Marco e ciao Chiara. Arcobaleno che prima si firmava Raffaella, adesso è passata ad Arcobaleno. Ciao, io verrò perché mi avete ridato la vita e non posso far altro che amarvi. Verrò perché voglio aiutarvi in qualsiasi modo io possa farlo e questa è la mia strada. Ho grossi problemi finanziari, ma voglio venire e quindi verrò. Insieme cambieremo la storia. Non può essere altrimenti, perché finalmente abbiamo iniziato a pensare in grande e grande sarà il nostro operato. Infine verrò per abbracciarvi tutti e scambiare con voi un po' di energie positive, perché di quelle negative ne siamo circondati e ne ho fin sopra i capelli. Un abbraccio a tutti. Benissimo, Arcobaleno, Raffaella, non vedo l'ora di conoscerti di persona ad Abano Terme. Poi, nonno Mario, il nostro Mario. Ad Abano ci sarò, perché voglio vedervi tutti negli occhi, stringervi la mano e sentire una scossa elettrica. La scossa della determinazione e della consapevolezza di voler attuare tutti insieme progetti pratici e spirituali per dare una svolta immediata al pianeta in cui viviamo, verso l'armonia e la pace con tutta la creazione. Abbiamo Francesca. Perché verrò e con chi verrò? Verrò con mio figlio, per mio figlio, perché sappia come stanno le cose e inizi a collaborare alla sua liberazione. Dopotutto si è incarnato per questo, ci siamo incarnati per questo. Bene, grazie Francesca, non vedo l'ora di conoscerti di persona a Abano Terme. Riccardo, che non so se è lo stesso Riccardo di prima, Riccardo scrive comunque saluti e abbracci in ogni caso, Riccardo, non possiamo più dare tacito assenso, è ora di prenderci le nostre responsabilità. Se ci sarà anche una sola piccola possibilità di cambiare affinché la storia non si ripeta a causa delle deleghe inconsapevoli, dobbiamo incontrarci a Padova e vedere che ci siamo, in carne e ossa. Unendo i nostri sforzi e il nostro intento, possiamo essere interdisciplinari e competenti, diventare finalmente maturi per il nuovo mondo. Le rivoluzioni non interessano, quelle sono funzionali alle vecchie abitudini di sistema, governo sovrano, popolo bue. Se l'uomo è un essere sociale che appoggia la propria sopravvivenza a un'idea di civiltà, diamoci un senso studiando le cause che ci hanno portato a una qualità di vita disumana. Spalanchiamo la nostra intelligenza per creare più felicità e amore. Grazie Riccardo, questo sei sicuramente il Riccardo che conosco io. Non vedo l'ora di rivederti ad Abano Terme. Anna ci scrive: a tutti, io verrò ad Abano perché mi sta a cuore seguire questa pista. Non so ancora cosa significa per me e se risuona con le mie corde. Per ora ho ascoltato tutti i podcast e ho letto spesso il blog e il forum e talvolta sono intervenuta in uno stato di sospensione del giudizio. Talune cose mi avvicinano, altre mi allontanano. La maggior parte necessitano una latenza per essere assorbite. Aspettando che una posizione più chiara si formi in me, desidero per quanto posso esserci. Inoltre verrò ad Abano per incontrarvi. Comunicare virtualmente è un'ottima possibilità, ma io mi rendo conto della situazione solo toccandole con mano. Mi sa che verrò sola perché quando ancora mi debbo fare un'idea prevale in me il randagismo. Spesso mi è successo che le persone che amo avessero molte idee precise, eccetera, eccetera. Dunque preferisco dare prima l'attenzione, nonostante le apparenze. Va bene, ok. Un abbraccio grande, Anna. Anch'io non vedo l'ora di conoscerti di persona ad Abano Terme. Grazie per esserci. Ancora, Adriano. Caro Italo, verrò con la mia compagna al convegno di Abano Terme, ma noi dormiremo a casa di amici. Più l'amore cresce dentro di te, più il tuo regno si manifesterà con abbondanza intorno a te in questa tua realtà. Più si manifesta, più diventerai illimitato, più l'amore cresce dentro di te, più il tuo regno si manifesterà con abbondanza intorno a te e in questa tua realtà. Più si manifesta, più diventerai illimitato, eccetera. Grazie Adriano per queste nobili osservazioni. Sono felice e non vedo l'ora di incontrarti di persona e conoscerti ad Abano Terme. Nirupa. Ancora una volta, grazie Italo. Dirlo sembra banale, ma davvero quanta gratitudine. Ti seguo dal primo episodio, anche se ti avevo già scovato prima. Ora col tempo di cambiare sono passate 3 lune. E che lune! Ho rimandato cene di amici per essere pronte il mercoledì sera. E poi settimane di blog. Che viaggi e che ondate. A volte veri e propri sbandamenti. Il dover prendere fiato. In quei momenti che bene mi faceva andare in quei momenti che bene mi faceva andare nell'orto. E poi quell'urgenza di condividere, da non tenersi, e
e penso che per tanti di noi sia stato molto simile. Che meraviglia, ad agosto ci sarò, certo che ci sarò perché già ci sono. Questa volta non sarà con me mio figlio Rumi, di 10 anni, che in quei giorni sarà impegnato. Rumi, grazie a Tempo di Cambiare, ha conosciuto Tesla, Higina, si è visto Thrive e ora è appassionato di pannelli solari ed energia. Che meraviglia. Ci sarò perché anch'io mi sono sentita chiamata. Qualcosa ha chiaramente raggiunto le corde più profonde del mio essere, e quando l'essere riconosce questa qualità, la risonanza è la naturale conseguenza. Succede e basta. Ci sarò perché insieme è importante, ci sarò perché è tempo di manifestare, ci sarò per celebrare. Namaste, Narupa. Grazie mille, Narupa. Sono felice che ci sarai, sono felice che ci conosceremo. Non vedo l'ora di incontrarti di persona a Abano Terme. Maximilian. Il 3, 4, 5 agosto io mi impegno ad esserci, con mia moglie se ne avrà voglia, perché vorrei lasciare questo mondo meglio di come l'ho trovato, perché vorrei fare qualcosa di buono per la mia famiglia, i miei figli, voi fratelli e sorelle, amici e sconosciuti, nati e non ancora nati, perché questo mi aiuta a crescere e a scoprire cosa mi rende veramente felice, perché ho voglia di incontrarvi di persona, guardarvi negli occhi, stringervi la mano, abbracciarvi e ringraziarvi. Ora torno da mia figlia che ha bisogno di me per giocare. Un abbraccio a tutti. Grazie Maximilian. Sono felice e onorato che ci sarai anche tu con noi e non vedo l'ora di conoscerti di persona ad Abano Termine, Ter, me, 3, 4, 5 agosto 2012. Ok, infine, grazie veramente a tutti questi amici, questi sono alcuni di tanti che hanno manifestato la loro partecipazione, spero veramente di vedervi, vederti, vedervi in tantissimi ad Abano Termine, ma c'è ancora spazio per una domanda finale che viene da Flavio, che è lo stesso Flavio che ha detto che comunque ci sarà. Dice Italo, con il 12° episodio dobbiamo fare davvero una torsione mentale e capovolgere tutti i nostri parametri esistenziali. Non avrei mai sperato tanto. Quindi azzeriamo e ripartiamo. Tu hai detto che si genera denaro con l'energia degli uomini. Ogni volta che un gruppo fa un'attività per la collettività si genera denaro. Poi qui scende un po' in approfondimenti riguardo l'aspetto valutario, ma questo dobbiamo rimandarlo per questo momento, perché gli approfondimenti sono ancora in corso di svolgimento. E poi dice Flavio, quando l'attuale sistema sarà sostituito da un unico cielo e circoleranno solo monete Ucadia, la cosa funzionerà. Me la vedo davvero difficile con qualunque approccio di transizione. In pratica Flavio giustamente formula un possibile dubbio nel fatto che persone, no? Una nuova valuta sconosciuta potrebbero non accettarla. Io ho avuto delle idee molto interessanti a questo proposito, ma insomma ne potremo parlare in seguito. A questo punto, dice Flavio, lancio un'ipotesi di micro aree di sperimentazione. Secondo me, l'unico modo per applicare questo modello per la fase transitoria è quello di una comunità autosufficiente tipo Damanhur. Quando si è sviluppata l'esperienza, ma soprattutto si è visto come applicare un modello, il modello in scala ridotta, si può divulgare in scala mondiale. Un po' come far crescere i primi germogli in una serra protetta per poi trapiantarli in terreni senza protezione. Questa è un'ottima, ottima osservazione, Flavio. Sono veramente giustissime le tue osservazioni. E fra l'altro questo è pienamente previsto da Ucadia. È già contemplato che il campus ha delle sue finalità, quando tre persone si riuniscono a formare un campus e poi altre persone si aggregano a questi campus, si stendono le finalità principali e una delle finalità principali di un campus è sempre quella di creare una missione. Nota anche bene qui il linguaggio rubato al sistema romano-vaticano, formare una missione, la missione è un luogo liberato, la missione è un luogo di proprietà del campus, un immobile, un bene immobile. Un appartamento, un edificio, una terra, in campagna, in città, ovunque esso sia, è un luogo liberato, è un luogo sovrano e in altre parole è un luogo sottratto alla giurisdizione del sistema romano-vaticano. E così siamo ritornati all'inizio, eh? Nella prima puntata, nel primo episodio di questo podcast, si diceva che questo Drake aveva scoperto un sistema tale per cui si può prendere una terra recintata e decretarne la, come posso dire, sovranità rispetto a qualsiasi altro potere temporale, rispetto a qualsiasi altra giurisdizione nazionale e così via. E quindi siamo tornati esattamente a quel sogno del primo episodio, che non è più un sogno, ma è un progetto concretamente realizzabile. Quindi questa missione avrà il compito di lavorare a livello locale, di dare il buon esempio, di aiutare la popolazione e così via. Poi tu dici
Parli di questo problema di transizione, e questo problema di transizione, no, nell'accettare questa moneta è innegabile ed esiste in qualsiasi valuta complementare e alternativa, prima o poi si dovrà scontrare col fatto: ma chi è che l'accetterà questa moneta? Allora l'idea è la seguente: le idee ce le abbiamo, l'idea dell'attività, l'idea che le risorse, l'energia, cioè la valuta, nasce dall'attività dei gruppi o dei campus. E per il resto l'idea è la seguente: a parte il discorso del giocare a scacchi, si fa una mossa alla volta, l'idea è che persone altamente dedicate, altamente motivate, persone che ci credono, persone che hanno completato un percorso di sovranità personale e si uniscono a formare un percorso di sovranità collettive, si riuniranno insieme e così potranno e dovranno affrontare i problemi che sorgeranno uno dopo l'altro, man mano che sorgeranno. E se queste persone sono dedite, se queste persone sono impegnate riguardo a questa visione, se queste persone sono entusiaste e sanno quello che stanno facendo, i problemi verranno individuati e i problemi verranno risolti. La grande differenza con questa visione è che chiunque si troverà ad affrontare il sistema, o meglio, a creare un sistema nuovo, senza aspettare di affrontare o che cada il vecchio, queste persone non saranno mai più sole. Queste persone non saranno mai più sole, saranno sempre tutte sotto un unico cielo, saranno sempre riunite sotto un'unica visione, un'unica comunità. Questa è l'idea. E non ho dubbio che ce la faremo. Bene, questa è la conclusione di questo 13° episodio. Ancora una volta, la cosa più importante, facciamo in modo che lo sbocco e il coronamento di tutto quello che abbiamo fatto in queste 3 lune, come diceva Nirupa, queste 3 lune, lo sbocco e il coronamento sia conoscerci, guardarci negli occhi, incontrarci di persona e decidere qual è il primo passo. Perché i passi si decidono ogni volta, come quando si gioca a scacchi, un passo alla volta. Incontriamoci e facciamolo insieme questo primo passo. È importantissimo. www.tempodicambiare.it/raduno è la pagina a cui aspetto anche tu faccia la tua iscrizione, così che possa bloccare la tua partecipazione, fermare la tua stanza prima che sia troppo tardi, perché è il mio augurio e mia speranza che tutte le stanze disponibili finiscano a un certo punto, perché riusciamo a riempire la struttura. Tempodicambiare.it è il luogo dove tu hai archiviate tutte le puntate di questo podcast. Passaparola se ti sembra che sia meritevole gli argomenti di cui stiamo discutendo. Siamo qui perché è tempo di cambiare e siamo qui perché da soli non possiamo fare niente, ma insieme, gli uni con gli altri, possiamo ispirarci a migliorare noi stessi e il mondo. Spero di vedere la tua iscrizione al raduno del 3, 4, 5 agosto ad Abano Terme da qui alla prossima puntata. Ciao da Italo, alla prossima. Ciao ciao.